Allora, apriamo la seduta di oggi. Lascio subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Grazie Presidente. Lozzi, Ariano, Alabiso, scusate, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Sì. Allora, possiamo aprire la seduta con 19 presenti, 5 assenti più la Presidente. Nominiamo subito gli scrutatori che saranno oggi il consigliere Principato, la consigliera Labiso, e la consigliera Cerquoni. Sì. Allora, prima di iniziare la seduta di oggi, devo leggere una nota pervenuta il 25 giugno dalla Presidente del Consiglio, come da regolamento capitolino devo dare informazione delle dimissioni dell'assessore, di un assessore, quindi procedo subito. Richiesta di comunicazione al Consiglio Municipale delle dimissioni dell'assessore alle politiche della mobilità, trasporti, ambiente, decoro urbano e AMA ed assunzione deleghe ad interim. Gentilissima Presidente, con nota del protocollo C138628 del 19/6/2018, l'assessore Marco Pierfranceschi, delegato alle politiche della mobilità, trasporti, ambiente, decoro urbano e AMA, ha fatto pervenire alla scrivente le dimissioni dall'incarico conferito con ordinanza della Presidente numero 1 del 1 luglio 2016, protocollo 125117 del 2016, e integrata dall'ordinanza della Presidente numero 2 del 18 aprile 2017, protocollo 78189/2017. In data 20 giugno 2018, con nota protocollo C141048, le stesse sono state accettate. Per quanto su esposto, si chiede espressamente con la presente di voler comunicare al Consiglio del Municipio VII, nella prima seduta utile, che a decorrere dal 1 luglio 2018 le deleghe dell'assessore Pierfranceschi saranno assunte dalla scrivente. La presente comunicazione viene resa ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 8 del 7 marzo 2013. Cordiali saluti, la Presidente del Municipio. Apriamo ora la seduta di oggi. Intanto informo che nel corso della seduta ci sarà anche, verrà data risposta ad un'interrogazione presentata ieri dai consiglieri Cerquoni e Carlone. L'assessore De Santis è fuori per un sopralluogo, interverrà però per fornire risposta. Allora, passiamo subito alla prima mozione di oggi, perché di quattro mozioni si tratta, e la prima è a firma dei consiglieri La Zazzera, Lazzari, Giannone, Triputi, Zitoli, Candigliota, Rinaldi, De Chiara, Ariano, Gunnella e Pompei,
avente ad oggetto promozione della campagna di informazione della Polizia di Stato contro la violenza di genere nelle scuole del Municipio VII di Roma Capitale. Lascio la parola per l'illustrazione, consigliera Lazzazzera. Grazie Presidente. Allora, presentiamo questa mozione per mettere in campo azioni che siano di contrasto alla violenza di genere. Violenza che va combattuta promuovendo culture atte ad eliminare le discriminazioni e i retaggi culturali. Molte volte abbiamo detto dobbiamo entrare nelle scuole, dobbiamo informare i ragazzi, i giovani, gli studenti, e molto spesso i ragazzi sono i primi testimoni delle violenze in famiglia e sono a volte essi stessi delle vittime. Quindi dobbiamo renderli consapevoli dei segnali di disagio, delle conseguenze che si possono avere con gli atti persecutori, a cosa si va incontro. La popolazione giovanile è carente di informazione sull'affettività, sulla sessualità. E quindi, quindi per questo abbiamo pensato di inserire nelle scuole le campagne, più campagne informative, ma in questo caso la campagna della Polizia di Stato. Mi è capitato di sentire alcuni giovani e adolescenti e mi sono stupita nel sentirli dire che non sanno nemmeno cosa è il significato della parola stalking. Quindi credo che siano abbastanza confusi ed è necessaria questa campagna. Io voglio citare, voglio leggere due punti della legge 77-2013 e la Convenzione di Istanbul. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Capitolo 3, prevenzione, articolo 12, punto 4. Le parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, in particolare gli uomini ed i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente convenzione. Articolo 14. Educazione. Punto 1. Le parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale. Ed è qui che adesso io mi aggancio al premesso che, appunto, parlando dell'offerta formativa delle scuole, che si ha introdotta dalla legge 107-2015, è il documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative in modo autonomo. Ai fini della predisposizione del PTOF, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e per le scuole secondarie di secondo grado dagli studenti. La suddetta legge 107-2015 promuove l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Quindi, considerato che
La Polizia di Stato è costantemente impegnata in attività di contrasto e prevenzione della violenza di genere, con la consapevolezza che non è sufficiente agire solo quando il reato si è consumato, ma è necessario intervenire prima attraverso un'incisiva opera di informazione e supporto alla cultura di genere. La Polizia di Stato, tramite gli uffici territoriali e dipartimentali, promuove iniziative di collaborazione a livello locale e realizza campagne di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere. Per questo, tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e gli assessori competenti ad attivarsi presso le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio affinché la campagna di informazione della Polizia di Stato contro la violenza di genere venga inserita nei TOF, piani triennali dell'offerta formativa, a partire dall'anno scolastico 2018-2019 e per gli anni successivi. Questo per far sì che non sia solo un intervento, ecco, di quest'anno, eccetera, ma che continui negli anni a seguire, man mano che i ragazzi passano al quarto, al quinto anno, che ci sia una continuazione nell'informazione e nella sensibilizzazione su questo tema. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. L'argomento che viene trattato da questa mozione di certo va incontro a una questione aperta e che non riesce a trovare una soluzione, ma direi neanche una giusta interpretazione, nonostante gli sforzi fatti anche dal punto di vista legislativo. Prima veniva citata la ratifica della Convenzione di Istanbul. In realtà, immagino, come sappiamo tutti, la legislazione nazionale, dopo la legge sullo stalking, ha fatto un ulteriore passo in avanti. Non è stata citata, ma c'è la legge del numero 93 che, diciamo, va ad inasprire le pene e va a tutelare ulteriormente le donne, i minori e coloro che sono vittime di violenza all'interno delle mura domestiche in particolare. Fu uno studio molto lungo e importante perché si era basato sulle fonti Istat, in particolare sullo studio fatto, proprio il primo studio fatto dall'allora Linda Laura Sabatini, che era il presidente dell'Istat, e proprio espose dati che erano inequivocabili e dimostrarono che la gran parte delle violenze avveniva proprio all'interno delle mura domestiche. Quindi questo è un inquadramento nazionale che non ci possiamo non mettere in questa discussione, così come non ci possiamo non dire, e in parte viene anche segnalato all'interno di questa mozione, che poi al di là di tutto c'è un'autonomia da parte dei dirigenti scolastici a formulare l'inserimento di attività extracurricolari all'interno della loro istituzione scolastica. Fa bene l'amministrazione locale a sollecitare già alcune volte nella ormai chiusa commissione delle lette, c'era stata la proposta e alcune uscite di questa i famosi furgoni della Polizia di Stato, che in alcune postazioni, anche diciamo condivise, postavano lì per dare delle informazioni. Quindi oggi, da quello che capisco, perché poi non siamo stati neanche noi dell'opposizione coinvolti, però da quello che capisco si vuole fare un ulteriore passo in avanti, cioè si vuole entrare dentro i contesti scolastici e cercare di dare un insegnamento a partire dalle giovani generazioni. Lodevole, però permettetemi di dire che forse non abbiamo capito una cosa. Se queste battaglie decidiamo di combatterle, le dobbiamo combattere al di là dell'appartenenza politica,
e quindi cercando la condivisione, perché è normale che poi si può costruire e si possono anche migliorare le proposte, magari anche con idee nuove, però insomma, e soprattutto perché non è una questione che riguarda esclusivamente le donne, ma riguarda in particolare e soprattutto gli uomini, lo abbiamo detto tante volte qui, e quindi diciamo farne diciamo solo un'iniziativa della maggioranza, io la ringrazio perché comunque ha posto l'attenzione su un tema che oggi tra l'altro ha anche una difficoltà di discussione, perché appunto non avendo la commissione delle elette e diciamo traghettando questa delega ancora nelle forme e nei modi che non abbiamo definito, poi non so se ci sono stati passi in avanti ulteriori, però è ovvio che c'è un vulnus in questo momento, e quindi anche in assenza di questa, che però diciamo è una scelta che è stata fatta sempre dall'attuale maggioranza capitolina, si pone l'attenzione su una cosa di questo tipo. Detto ciò, è ovvio che occorrerebbe poi monitorare e cercare di capire se sono quelle campagne di sensibilizzazione che noi cerchiamo di promuovere, se sono lo strumento più efficace. Questo lo dico perché della scorsa consigliatura si era cercato di fare un lavoro, ma devo dire che questo è un esempio che c'è in Italia, non è che diciamo, ce lo deve, lo dobbiamo diciamo, restringere dentro un periodo di tempo temporale, perché alcune regioni come la Toscana portano avanti un esempio molto importante e fondamentale, devo dire che la regione Lazio in alcune strutture sanitarie è riuscita ad inserirlo, è il processo del codice rosa. In che cosa consiste? Consiste in un approccio multifunzionale alla violenza di genere, perché non basta dire che c'è la Polizia di Stato a garantire un'adeguata educazione al tema, perché molte volte quelle donne che vanno a denunciare entrano nei commissariati e la loro denuncia rimane vuota. Anzi, sono proprio quelle donne che tante volte entrano nei commissariati e hanno denunciato più volte che alla fine finiscono vittime di femminicidi. Che cosa prevede il codice rosa? Prevede un aggiornamento, un'educazione di tutti gli attori che possono stare in campo, e quindi il commissariato, così come la polizia locale, così come la polizia di Stato, le forze dell'ordine, il personale sanitario, le strutture territoriali, quindi le ASL. Questo è un esperimento che il San Camillo, per dirne uno, o il Sant'Eugenio, per dirne un altro, pratica con difficoltà, ma diciamo lo difende da tantissimo tempo. Dal punto di vista ancora più avanzato, la Regione Toscana è riuscita invece ad inserire questo processo all'interno della struttura istituzionale, che è la grande battaglia. E permettetemi di dire, ho citato prima la legge 93, è esattamente l'approccio che c'è stato per la redazione della legge che citavo. Un coinvolgimento di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che hanno deciso di porre questa, diciamo, un grido unanime, ma diciamo, condiviso da tutti, al di là della propria appartenenza politica, perché sulla violenza di genere non si può certo fare una distinzione di chi viene da dove e come ci rappresentiamo dal punto di vista politico. È per questo che io dico, magari quando avremo modo, quando riavremo modo di poter discutere anche di questo, riprendere magari anche qualche proposta che c'era stata avanzata e cercare di incalzare, così dove è possibile, le istituzioni competenti, sia la regione sia il governo nazionale, perché ricordiamo che c'è un fondo contro la violenza di genere che deve essere, e c'è un piano contro la violenza di genere che deve essere rispettato e soprattutto deve essere finanziato. E contestualmente cerchiamo di radicare veramente non processi che sono campagne che hanno diciamo un inizio ma anche una fine, diciamo, sono quelli che hanno un impatto limitato, cerchiamo di istituzionalizzare il processo. Quindi è un lavoro più lungo, più difficile, però è quello più efficace, perché tante volte, come dicevo all'inizio, proprio gli attori che si trovano di fronte ad un primo caso di denuncia o di violenza si trovano senza le conoscenze giuste ed appropriate per poter intervenire e salvaguardare una donna che è in estrema richiesta di aiuto e quindi ha bisogno di un intervento. Io
condivido il fatto che si deve partire dalle giovani generazioni, che ci sono delle importanti e forse preoccupanti lacune che i giovani oggi sottovalutano forse, però e quindi condivido l'impegno dell'istituzione municipale, ma non fermiamoci e pensiamo che solo quelle, diciamo, campagne spot o quelli che possono essere definiti gli sportelli danno quella soluzione e, diciamo, ci mettono sul binario giusto. Io ritengo che invece il binario giusto è ancora quello istituzionale, è quello che ha fatto, diciamo, il suo lavoro per portare ad una legge nazionale che deve essere rispettata, che deve essere finanziata e che deve andare nell'ordine di tutela e di lasciatemi passare anche un po' un termine, anche di distruzione di quello che è uno dei fenomeni, purtroppo, quando una donna ogni due giorni viene uccisa, probabilmente vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona, che la comprensione culturale e anche sociale del fenomeno non è ancora compresa, quindi tutti quegli strumenti e tutte quelle iniziative che vanno in tal senso non possono che essere sostenute, però possiamo fare di più cercando anche, diciamo, dal basso e quindi dal livello municipale di poter dare un contributo che invece già ha delle esperienze importanti su Roma e magari può dare anche attraverso dei protocolli d'intesa, furono fatti nell'allora ex decimo municipio con l'allora Policlinico Casilino, portarono un esempio di collaborazione virtuosa e che aveva tempo scaduto. Dato i suoi frutti, aveva messo la scelta dell'amministrazione municipale al centro della, nella lotta contro la violenza di genere. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, se non ci sono interventi passiamo alle espressioni, alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, consigliera Cerquoni. Mi associo alla maggior parte delle parole che ha detto la consigliera Vitrotti, voteremo favorevolmente, ne avevamo già parlato durante diverse commissioni delle elette, nei tempi passati ci sono state diverse collaborazioni con la polizia locale, con le forze dell'ordine, crediamo che sia essenziale entrare nelle scuole, crediamo sia essenziale far conoscere e soprattutto far prendere consapevolezza di sé, quindi siamo favorevoli e voteremo a favore della mozione. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Totti. Sì, anch'io voto a favore della mozione. È chiaro che è indispensabile il discorso della presenza all'interno delle scuole. Io ho detto all'educazione civica che è centrale rispetto a questa e che deve essere ripristinata, ma comunque un lavoro importante e anche difficile che deve fare la scuola, però è importantissimo proprio ai fini della risoluzione che oggi noi andiamo a approvare. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? No? Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, c'è? Sì, consigliere Giannone. Il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa mozione perché ritiene importante che a fianco alla meritevole azione della Polizia di Stato vi sia anche il municipio che accompagni un'azione di informazione corretta, diciamo, quanto più ampia possibile nelle scuole affinché si sensibilizzi, quindi all'interno degli istituti scolastici, le componenti affinché poi questa campagna possa raggiungere il maggior numero di ragazzi e possa essere quindi inserita in modo strutturale all'interno di un'offerta formativa che, oltre all'aspetto didattico, deve tener conto anche di elementi di crescita per il benessere di tutti gli studenti. Ci sono altre dichiarazioni? Fatemi vedere, non ci sono. Allora, a questo punto passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì.
Sì, è approvata, il Consiglio approva con 21 voti favorevoli all'unanimità, quindi mozione approvata. Passiamo al punto successivo. Sì. Intanto io, consigliera Cerconi, sto ancora sollecitando l'assessore. Allora, intanto passiamo al punto numero 2. Mozione a firma della Presidente del Municipio Monica Lozzi e dei consiglieri Zitoli, Giannone, Candigliota, Tripputi, Rinaldi, La Zazzera, Alabiso, Pompei, De Chiara, Principato, Tosatti, Gunnella e Ariano, avente ad oggetto salvaguardia dei valori antifascisti contro l'intitolazione di toponimi a persone che abbiano espresso valori antisemiti e razziali nel territorio del Municipio Settimo. Bene. Grazie Presidente, presentiamo questa mozione e, io veramente che vorrei leggere, così diciamo mi piace che no. Che vuol dire? Allora sì, posso farlo anch'io effettivamente. No, io aspettavo una richiesta, devo dire la verità. Mi aspettavo una richiesta ci eravamo lasciati in capigruppo con la possibilità di discutere o meno questa. Non ho ricevuto alcuna richiesta però, non so. Sì, infatti anch'io stavo aspettando di capire se c'era la volontà o meno, quindi non c'è, va bene, andiamo avanti. Allora sì, vado avanti, consigliere Giannone. Ditemi cosa. Vado avanti, sì. Io non ho ricevuto richiesta. Allora, la mozione inizia con un premesso che l'articolo 3 della Costituzione italiana al primo comma riporta che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. Che l'articolo 12 delle disposizioni finali della Costituzione italiana riporta che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Che il Consiglio del Municipio VII ha già approvato in data 10 febbraio 2017 la mozione numero 4 contro tutti gli estremismi e l'integrazione civica della memoria storica e della funzione antisociale che è tipica di azioni e condotte estremiste di qualsiasi natura. Considerato che la legge 645 del 1952, conosciuta come legge Scelba, ha inteso dare applicazione all'articolo 12, alla 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, prevedendo nuove fattispecie penali in base ai principi di libertà associativa da essa sanciti. La succitata legge 645 non si riferisce alle sole riorganizzazioni, ma pulisce tutti i comportamenti che esaltano il fascismo, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Visto che il Municipio VII nel 17 aprile del 1944 fu teatro di un feroce rastrellamento di circa 2.000 persone con conseguenti deportazioni presso i campi di concentramento. Il 17 aprile 2004 all'ex 10° Municipio, oggi 7°, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile dalla Presidenza della Repubblica quale fulgida testimonianza di resistenza all'oppressore ed ammirevole esempio di coraggio, di solidarietà e di amor patrio per il riconosciuto valore di resistenza antifascista del quartiere Quadraro, che nella sede di Cinecittà del Municipio VII è stato realizzato un monumento recentemente dedicato a tutte le vittime dell'Olocausto, simbolo di fratellanza visibile a tutti per ricordare sempre il dovere lottare contro ogni dittatura. Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Consiglio del Municipio Roma VII impegna la Presidente ad adoperarsi per evitare alcuna possibilità di intitolare toponimi, luoghi, nomi di luoghi e strutture pubbliche ad esponenti riconducibili a forze politiche legate al disciolto partito fascista o a persone che abbiano espresso idee antisemite e razziali. Questo atto lo abbiamo sottoscritto, inclusa la Presidente, per affermare un principio costituzionale legato all'antifascismo. Pertanto noi vogliamo con questo atto ribadire questo aspetto e vogliamo scongiurare quindi che sia oggi sia nel prossimo futuro possa essere dedicata una qualsiasi
sia in strada, via, piazza o struttura pubblica, a persone che si siano invece macchiate di questo, diciamo, che siano vicine, che siano state in qualche modo legate al partito fascista o che abbiano espresso delle idee antisemite e razziali. Grazie. Ci sono interventi? Consigliera Cerquoni. Allora, io a volte rimango allibita. Rimango allibita perché se mi guardo intorno penso che al 99,9% della popolazione di questo municipio il problema di certo non sia se intitolare una via ad Almirante, non intitolarla o parlare di queste cose. Le persone hanno altre priorità, i cittadini, quelli che voi chiamate cittadini, hanno altre priorità, ma tante altre, tante, tante, tante. Io non so se qualcuno qui se ne rende conto. Voglio parlare prima del Movimento 5 Stelle, poi ovviamente mi dedicherò anche al Partito Democratico, perché come ho fatto fin dall'inizio in quest'aula si va a braccetto. Movimento 5 Stelle, carissimi, prima sì, poi no, poi l'abbiamo votato ma non lo conoscevamo, che forse è la cosa anche che fa non ridere, piangere, ma è un incidente, un altro incidente di percorso quello che è stato votato in Assemblea Capitolina, o dormivate? Cioè i vostri referenti comunali, quelli che anche voi avete votato, quelli che stanno là per rappresentarvi, hanno votato a favore. Poi però il sindaco Raggi se ne esce e dice non intitoleremo nulla. Ma allora la domanda è: siamo democratici e quindi rispettiamo la volontà stabilita in aula a Giulio Cesare o facciamo i fascisti e revochiamo quello che ha deciso, quello che hanno deciso in aula a Giulio Cesare? Perché di due l'una. O rispettiamo la volontà popolare perché i consiglieri comunali eletti regolarmente e democraticamente dal popolo, oppure decidiamo che la Raggi decide il bello e il cattivo tempo. La mozione mi fa piacere perché è evidente che il Movimento 5 Stelle oggi è animato da forze talmente tanto contrapposte che a volte si rimbalzano la palla, però probabilmente la cosa più grave è che qualcuno se n'è uscito dicendo non lo conoscevamo, e la cosa mi preoccupa, ma preoccupa parecchio, perché forse quelle persone piuttosto che sedere in aula a Giulio Cesare dovrebbero tornare a sedere sui banchi di scuola. Altro punto, ma veramente noi abbiamo tempo di stare a discutere, perché passerà mezz'ora, 40, 50, un'ora di tempo per parlare a chi poter dedicare una strada o meno? Perché mettere in discussione la figura di Giorgio Almirante significa non conoscere la storia italiana. E mi sorprende l'ipocrisia verso un politico perché per 50 anni ha partecipato alla vita democratica di questo paese. Sfuggerà probabilmente a qualcuno che dal 48 il Movimento Sociale Italiano, io capisco che è più importante il saluto al consigliere, però se vogliamo sospendere o se non interessa possiamo rimandare. Comunque, vi faccio presente che quello che voi definite antidemocratico è una persona che ha portato la destra e la destra sociale in Parlamento dal 1948, che ha partecipato alle elezioni prendendo milioni di voti, che ha sostenuto politici e rappresentanti istituzionali, e non dedicargli una via o negare di poterlo fare significa non conoscere la storia italiana, significa non aver chiaro che dal 1948 quella persona è entrata legittimamente a far parte delle istituzioni e con tanti altri
ha portato avanti quelle istituzioni. Ma soprattutto significa, e questo mi dispiace dirlo, non aver chiaro quello di cui l'Italia oggi ha bisogno. E io capisco che in molti non lo hanno chiaro. Unità nazionale, patriottismo, amor patrio, tante battaglie contro le droghe, questo era Giorgio Almirante. E questo probabilmente dovremmo insegnare ai nostri giovani. Ma poi mi chiedo, a seguito di questa mozione toglieremo anche le vie dedicate a D'Annunzio, dedicate a Pirandello? Non studieremo più D'Annunzio sui libri di scuola, fascista a rogo. Però poi siamo quelli democratici, beh, forse dovremmo chiarirci un po' le idee. E quindi che cosa faremo con tutte le vie che sono dedicate a quelle persone che in anni complessi, perché Almirante ha vissuto anni complessi, si sono schierate da una parte o dall'altra? Abbiamo deciso di metterle a rogo? Abbiamo deciso di non considerarle come storia di questo paese, come state chiedendo? È qualcosa di allucinante. E vi ripeto, non si conosce bene la storia italiana. Sapete perché? Perché nel 1946, ma dubito che qualcuno di voi lo sappia, Togliatti, che diciamo non essere proprio qualcuno che girava nell'ambito politico della destra, fece la famosa amnistia Togliatti. Io non voglio fare una lezione di scuola, ma non so quanti di voi sanno che quell'amnistia comprendeva reati politici e anche reati diversi. Cosa voleva fare Togliatti, che di sicuro non era un fascista? Togliatti tendeva a riappacificare la nazione. Almirante può piacere, non può piacere, ma non può negarsi di essere stato parte della storia e della vita di questo paese. E non può non essere una memoria condivisa, perché purtroppo lo abbiamo fatto per tanto tempo e è stata la stessa storia che è stata fatta cercando di ricordare alcuni uccisi da una parte piuttosto che dall'altra. Noi nel nostro territorio abbiamo anche ragazzi che avevano un credo politico ad Accalarenze e sono stati ammazzati. E cosa facciamo? Non vanno, sono morti di serie B perché appartenevano forse ad un partito o ad una parte, ad una destra che non piace tanto alle istituzioni? Io credo di no. Io credo che esistano delle memorie condivise e credo soprattutto che la storia vada condivisa, vada ricordata. Almirante diceva non rinnegare, non restaurare. Era un uomo molto profondo. Io non so quanti di voi hanno avuto la possibilità di leggere o di sentirlo parlare. La verità è che la grande differenza che oggi c'è tra la destra e la sinistra, e nella sinistra metto anche il Movimento 5 Stelle, è che la destra non ha paura, non ha paura di ricordare. È una destra che grazie a Giorgio Almirante è una destra che è maturata, che è entrata nelle istituzioni, che è entrata in Parlamento, che non ha bisogno di demonizzare, non ha bisogno di demonizzare, che anzi è consapevole che c'è una necessità oggi più che mai in un periodo, in un momento di grande difficoltà sociale, di essere uniti. E proprio in virtù di quello che ho detto, io veramente alzo le mani, perché pare allucinante dover stare qui a difendere un uomo, perché il problema è nato sulla intitolazione a Giorgio Almirante, stare qui a difendere un'idea che non è l'idea di cui tanti parlano, è l'idea fatta di azioni concrete contro la droga, a favore dei giovani, a sostegno dei giovani, a favore dell'occupazione. Era un'azione quotidiana e forse oggi noi avremo bisogno di uomini politici di questo livello. Detto ciò, immagino che da una parte e dall'altra avranno tante cose da dire. Io quello che consiglio è semplicemente quella di occuparci di problemi seri, di occuparci di questioni che oggi interessano i cittadini,
delle scuole, del territorio, delle famiglie, di sostenerle. Ecco, forse noi dovremmo prendere la parte migliore di quella che è stata dal 1948 in poi la destra. Io lo faccio e ci credo fortemente, c'è chi non lo fa, ma non per questo, stando da un'altra parte, si può diventare antidemocratici. Concludo, mettere a rogo, non parlare di identità, o meglio non di identità, non parlare di memoria condivisa. Almirante lo è stato un grande uomo della politica italiana ed è, che piaccia o no, una memoria che va condivisa da tutti gli italiani. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. In merito a questa mozione rispondo innanzitutto subito alla consigliera che mi ha preceduto, perché io immagino che non solo a noi tutti, ma anche a tutti i consigli municipali di questa città, al consiglio comunale di questa città e a tutti i cittadini di Roma sarebbe piaciuto parlare di questioni ben più, diciamo, non voglio dire importanti, ma urgenti in questo momento, come le buche, la spazzatura, i trasporti. Peccato però che Fratelli d'Italia in consiglio comunale ha presentato 2 settimane fa questa mozione e quindi ci avete costretto voi a parlare di questo, quindi consigliera, diciamo, forse più che con noi se la dovrebbe prendere con Ghera o con l'onorevole Meloni, che hanno chiesto a questa città di discutere di questo argomento, perché se no, se loro non l'avessero presentata e poi successivamente il Movimento 5 Stelle non l'avesse votata, noi oggi probabilmente, me lo confermerà la Presidente del Consiglio, parleremmo di altre cose. Quindi diciamo, forse questo appello lo deve indirizzare al suo partito e non ad altri. E quando lei dice che non conosciamo la storia italiana, io mi sento di smentirla, perché invece proprio perché conosciamo la storia italiana oggi stiamo discutendo qui, proprio perché conosciamo la storia italiana nel momento stesso in cui è stata approvata quella mozione, prima ancora che i partiti politici, voglio ricordare che l'ANPI e la comunità ebraica di Roma hanno lanciato un grido di allarme rispetto a questa questione. E poi anche i partiti, il Partito Democratico in Consiglio Comunale ha diciamo, gridato vergogna non solo a chi l'aveva presentata, ma anche alla maggioranza in Consiglio Comunale, che quello sì forse non conosce la storia, così come ha ammesso la stessa Presidente, oltretutto per uno scherzo del destino Cultura, la Presidente della Commissione Cultura, Eleonora Guadagno, che pur essendo Presidente della Commissione Cultura ha ammesso di non sapere chi fosse Almirante, che seppure diciamo scherzava, beh, non credo, diciamo che è stata una gaffe, ma in ogni caso appunto proprio perché per raccontare la storia bisogna conoscerla, ecco, forse in quel caso è stata fatta sicuramente una brutta figura da parte del Movimento 5 Stelle in Campidoglio. E successivamente è stata votata ieri, come sapete tutti, una contromozione anche in Campidoglio, quindi diciamo che questa nostra discussione è sicuramente tardiva, perché oggi discutiamo di una cosa che comunque l'Assemblea Capitolina ha rettificato. Bene il passo indietro della sindacaraggia del Movimento 5 Stelle, ma sicuramente questa diciamo è una mozione un po' poco coraggiosa, permettetemi di dirvelo, perché appunto non cita la questione e la gaffe delle 2 settimane precedenti, non dice che c'è stato un errore e che una via Giorgio Almirante in questa città non può essere dedicata, ma parla più genericamente diciamo di come gestire il tema della toponomastica nella città di Roma. Si è parlato da parte del Movimento 5 Stelle di un errore banale, qualcun altro aveva detto che è stata votata quella mozione, che oltretutto vi ricordo è stata votata da tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, tranne una che invece diciamo la storia la conosceva, era stata più attenta e addirittura si è permessa di votare contro il proprio gruppo, ma dato che in questo caso aveva ragione lei non è stata espulsa fortunatamente. E però altri hanno detto
ci sembrava che fosse un'intitolazione come tutte le altre, come quelle che tante volte noi abbiamo fatto anche giustamente in questo consiglio, e invece no. E però oggi permettetemi anche di dirvi che ci sarebbe piaciuto, dato che è la prima firmataria, che in quest'aula ci fosse stata la Presidente Lozzi, perché appunto ha firmato questa mozione in fretta e in furia su indicazione sicuramente della Sindaca Raggi. Noi siamo contenti che questa discussione, che riguarda tutta la città di Roma, sia stata portata anche nei consigli municipali, perché in questo municipio in alcun modo venisse intitolata una via a Giorgio Almirante. Però ci sarebbe anche piaciuto che oggi la Presidente del Municipio venisse qui a spiegarci che cosa era successo, venisse anche forse a chiedere scusa non a noi ma alla città e ai cittadini del settimo municipio che lei più di tutti rappresenta, chiedere scusa rispetto ad un errore molto grossolano della sua maggioranza in Campidoglio. Questo per dire che è vero che consigliere Cerconi, per tornare diciamo alla lezione di storia, che nel dopoguerra questo paese fortunatamente è stato in grado di riappacificarsi, lì dove erano successe delle cose che potevano portare senza diciamo difficoltà ad una guerra civile ininterrotta. Ed è vero che a quel processo partecipò anche Palmiro Togliatti, ma riappacificare la nazione, come è avvenuto all'esito della Seconda Guerra Mondiale, non significa dimenticare chi ha commesso o è responsabile di delitti, violenze e stermini. Quella riappacificazione non ha significato cancellare la storia del nostro paese. La riappacificazione che è avvenuta al seguito del dopoguerra nel nostro paese non è la sacra rota, e su questo dovete farvene una ragione. E noi, come lei ci ha detto, forse ci ha detto che neghiamo che Giorgio Almirante sia stato parte della storia e della vita di questo paese, no. Questo forse lo negate voi continuando a dire che è stata una brava persona. Noi vogliamo però, noi lo ricordiamo, e proprio perché lo ricordiamo nella storia di questo paese, vogliamo ricordare quel momento della storia del nostro paese come il momento storico peggiore dell'Italia, e proprio per questo non ci possiamo permettere oggi, quando oltretutto all'ordine del giorno abbiamo una mozione che parla dell'educazione nelle scuole, di dimenticare che cosa è stato. Questo per dire che subito dopo discuteremo anche una mozione del Partito Democratico che invece è esattamente uguale e contraria a quella che il Movimento 5 Stelle insieme a Fratelli d'Italia ha votato due settimane fa in Consiglio Comunale, forse perché appunto si pensava che, date diciamo le corrispondenze di amorosi sensi al governo anche nella città di Roma, si potessero fare passare degli scempi del genere. Per fortuna abbiamo ancora una cittadinanza attenta, abbiamo l'ANPI, le comunità antifasciste, gli studenti, la comunità ebraica di questa città che continua a svolgere un lavoro di memoria importante rispetto a quella che è stata la resistenza romana e il rastrellamento del ghetto. Forse su questo invece la consigliera di Fratelli d'Italia non ha detto nulla rispetto al ruolo di Giorgio Almirante in quegli anni, ed è per questo motivo che, seppure diciamo, io penso che potevamo oggi, consiglieri di maggioranza, avere più coraggio e dire che i vostri consiglieri si sono sbagliati, hanno fatto una bruttissima figura rispetto a questa città, perché poi soprattutto in questo municipio continuiamo a parlare giustamente del rastrellamento del Quadraro, della medaglia d'oro per la resistenza di questa città, e poi però non abbiamo la capacità di impedire delle cose del genere. Questo anche per ricordarvi, quando ci dite che bisogna studiare, che forse prima dovreste guardare in casa vostra. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, c'è da dire che in parte mi ha levato alcune cose dalla bocca, in quanto
come diceva, l'hanno fatta loro, ovviamente se avevano interessi di altre cose portavano altri temi, invece hanno portato quella, quindi su questo do pienamente ragione a chi mi ha preceduto. Allora, però, oltre questo, oltre a darle ragione su questo, il problema è che poi però si omettono delle cose, oppure si addirittura inventa di sana pianta. Intanto vediamo che la Guadagno non ha detto il fatto che lei non sapeva chi fosse Almirante, non è così, non sapeva che cosa si stava votando in quel momento, e questo dice potrebbe essere ancora più grave, certo, se non fosse che in quel momento era stato fatto un'inversione dell'ordine dei lavori e purtroppo non erano in quel momento in aula. E perché non erano in aula? Questo perché solitamente, come avviene spesso con teatri pirandelliani, succede che il Partito Democratico fa i siparietti e stavano fuori a creare scompiglio. Quindi questo consiglio di magari informarvi, ma credo che già lo sappiate, ha creato un certo scompiglio dentro l'ordine dei lavori. Quindi sono entrati, perché sono stati richiamati ovviamente per andare a votare, e credevano di votare l'atto che era in quel momento all'ordine dei lavori. Ora, questo avviene perché spesso e volentieri, se si pensasse forse a fare più il lavoro d'aula e meno siparietti, forse queste tipo di problematiche non si creerebbero. Sempre perché? Forse sempre per le telecamere che, ripeto, creiamo sempre questi teatri pirandelliani. E vi ricordo un'ulteriore cosa, che non è questa che va a chiamare, cioè va a inficiare quello che hanno fatto ieri, no, questa se la leggete bene nelle impegna, ve lo rileggo così almeno capace che magari l'avete capita male, Impegna la Presidente ad operarsi per evitare alcuna possibilità di intitolare toponimi, nomi di luoghi, quindi anche per il futuro, non è solamente per quello che è avvenuto. Questo perché abbiamo dato più volte un segnale preciso, e lo vedete perché dentro la nostra struttura c'è una scultura dedicata, che poi tra l'altro non ho visto l'opposizione quando abbiamo inaugurata, ma che sarebbe stata gradita. Quindi rispedisco sicuramente al mittente tutte le accuse, poi per il resto possiamo essere d'accordissimo su tutto. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, se ci si concentrasse una volta sulle questioni che si affrontano invece di fare ogni volta la risposta a quello che dice l'opposizione, forse riusciremo a fare un dibattito un pochino più interessante e costruttivo. Però ritorno al merito della mozione, cerchiamo anche di mettere però di fare un po' di chiarezza. Allora, intanto questa mozione nasce esattamente come è successo in Assemblea Capitolina per una così definita contromozione, cioè per un ripensamento che c'è stato rispetto ad una votazione, tant'è che quella votata il 14 è stata annullata dalla votazione di ieri, perché è stata, diciamo, definita dalla stessa sindaca inaccettabile, che però anche lei non sapeva, così lo dichiara ad una emittente televisiva, però il Consiglio era sovrano e quindi è successo, e non lo so, e allora firmo un altro atto che comunque annulla quella mozione, questo è successo. Ma la storia di questa mozione, cioè di quella mozione, è singolare,
perché non solo quella mozione è stata presentata da Fratelli d'Italia, che lo posso anche capire, non capisco quando oggi viene qui a dirci che vorremmo parlare delle buche di quello che, diciamo, i cittadini chiedono, quando poi sono i primi a porre la questione, ma va bene, l'abbiamo già detto. Ma quella mozione è stata accettata e è stata portata fuori sacco in una discussione di assemblea, in assemblea capitolina. Poi oggi ci sarebbe, diciamo, da fare un ulteriore passo in avanti, invece di stare a dire chi c'era o meno, chi non c'era in aula, o quanti del Movimento 5 Stelle l'hanno votata, o quanti di Fratelli d'Italia, o perché il Partito Democratico, giustamente, perché la colpa ci deve essere sempre, da distribuire la sua quota parte al Partito Democratico, perché non era in aula? Perché non era in aula? Perché aveva chiesto la presenza della sindaca Raggi in un'audizione urgente in aula sulla questione Acea, ovvero nomina di Lanzalone su tutta la questione dello stadio, che come sapete aveva, diciamo, preso le cronache quotidiane e quindi era l'argomento centrale, per cui si era chiesta una presenza della sindaca in aula per venire a riferire, così funziona, e quindi non eravamo per proteste in aula perché questo diciamo c'era stato negato giustamente in nome di una trasparenza che non esiste. Ma c'è di più, è esattamente quel 14 giugno in cui la sottoscritta viene espulsa e il consigliere Stelitano si becca una bella sospensione per la seduta successiva, proprio perché definisce fascista il metodo di gestione di quest'aula. E quindi quella lettura fatta poi, diciamo, una lettera con la l'ufficio di presidenza, in cui appunto si veniva a ovviamente stigmatizzare quell'atteggiamento, quelle parole che non... Contestualmente, mentre la presidente leggeva il comunicato, l'assemblea capitolina, e quindi il Movimento 5 Stelle invece, le votava in aula la mozione per intitolare a un noto democratico della Repubblica Italiana la possibilità di intitolargli una via. Quindi oggi non ci dovremmo tanto stare a chiedere perché e chi ha fatto più o chi ha fatto meno rispetto a quella seduta, dovremmo dire che questa contromozione che presentate ha lo stesso valore di quella che avete presentato in aula, perché finalmente il Movimento 5 Stelle si è reso conto che ha fatto una gaffe grave, un'offesa, dico io, alla città di Roma e a tutti i suoi territori, e ha deciso di porvi rimedio. Allora, senza che ci andiamo tanto a impelagare dentro discussioni che anche al vostro interno, diciamo, hanno avuto anche, diciamo, toni abbastanza alti, non è utile. Non è utile, non è utile per la finalità di questa mozione, la stiamo ulteriormente, gli stiamo togliendo ulteriore dignità. Vado avanti, perché poi c'è una cosa che in realtà, al di là dello spirito che immagino abbia guidato questa vostra intenzione di di fermare una scelta prima che avvenisse in assemblea capitolina, in realtà voi citate esattamente quella mozione numero 4 approvata in consiglio municipale, in cui quella contro tutti gli estremismi, in cui ci fu un dibattito anche lì che bisogna riprendere. Cioè in quel momento l'aula si... era materializzata la nuova idea, diciamo, molto diffusa ultimamente, che in Italia non esiste né destra né sinistra. E quindi gli estremismi sono tutti. Il Movimento 5 Stelle, fautore di questa teoria, diciamo, si scontrò con il Partito Democratico, perché, ma attenzione, perché quello che sta succedendo nel nostro municipio non è solo come la stiamo raccontando, e cerchiamo di fare un passo in avanti. Dire che non c'è né destra né sinistra produce quella disattenzione che abbiamo oggi qui davanti. Dire che non esiste destra e sinistra vuol dire che Almirante non lo conosco. Quando parliamo delle cose, gli dobbiamo dare un nome alle cose, perché altrimenti gli estremismi non vuol dire niente. Infatti quella mozione non voleva dire niente. Però io sono anche d'accordo con il Movimento 5 Stelle, e io non capisco l'intervento del consigliere Candigliota, che giustamente giustifica una scelta che la sua stessa maggioranza in Campidoglio ha definito errata. E non ci vogliamo andare a dare ulteriore spiegazione, è stato un errore, punto, quindi ripariamo. Tra l'altro, e qui chiudo perché poi la consigliera Cerconi, poi avremo modo di parlarne, perché ci sono anche altre due
mozioni. La consigliera Cerconi non è che ci dice qui non dobbiamo perdere tempo a parlare di queste cose. No, no, io il tempo lo voglio perdere per parlare di queste cose, perché se questo è il vento, se questo è il vento del cambiamento, e qui forse mi sa che proprio non ci siamo. Perché se noi non ci indigniamo di fronte ai censimenti etnici, se noi non ci indigniamo di fronte a chi vuole intitolare piazze o vie per un fautore delle leggi razziali, se noi non ci indigniamo come cittadini romani di una Roma città aperta e di un territorio che è stato premiato per la sua, per i suoi riconoscimenti alle battaglie antifasciste che ci sono state nella nostra città, nel nostro territorio, è un'offesa alla comunità ebraica, ai rastrellati del Quadralo e a tutti i cittadini romani. E quindi ne voglio parlare, sì, perché se questo è il vento del cambiamento, a me invece preoccupa. E un argine a questa cosa gliela devono mettere le istituzioni. Se invece le istituzioni si sbagliano, io non so se è più grave il fatto che qualcuno si è sbagliato, che qualcuno non conosceva, che qualcuno non si era accorto di cosa. Per me è grave già che quella mozione è stata accettata. Averla accettata e portata in aula fuori sacco mi fa pensare veramente che c'è qualcosa che non torna. Quindi non andiamo a vedere, non andiamo a fare le pulci al perché, al per come, a chi c'era, a chi si è distratto, a chi si è alzato, perché forse così la pezza è peggio del buco. Cerchiamo oggi di metterci in una discussione invece che dà dignità a ognuno di noi, anche a una discussione sul nostro territorio che invece, lo diceva prima la consigliera Biondo, ogni anno il 17 aprile ricorda il rastrellamento del Quadraro, lo fa con cerimonie, lo fa deponendo delle corone. E ogni anno noi ci impegniamo a rivendicare i valori antifascisti, però poi questi scivoloni segnano che qualche cosa invece va in un'altra direzione. E allora ha fatto bene ad ascoltare, diciamo, i cittadini, l'ampi, la comunità ebraica, che forse attendono ancora delle scuse però, e a ritornare sui suoi passi, perché poi la favoletta dell'io non sapevo e se c'ero dormivo e non mi sono accorta, non può funzionare per chi rappresenta tutti i cittadini romani dal più alto livello. È grave. E forse la dico in modo, ma c'ha ragione pure la Meloni, ma è un giochetto, ma che è? Portiamo le cose, ci sbagliamo, ci scorre, ma che? Ma quella è un'assemblea capitolina, ma che modo di lavorare è? Di consiglieri che non sanno che cosa fanno. E anche qui, insomma, non mi pare che c'è una grande sinergia, perché poi se la mozione non fosse arrivata in aula, in assemblea capitolina, qui ci trovavamo a fare una contromozione ad una mozione votata dalla maggioranza capitolina, quindi diciamo, onore a voi, a questa maggioranza, ma è ovvio che, diciamo, il distacco era chiaro e io sono anche contenta, per carità. Però io spero intanto che, diciamo, questo episodio non si ripeta più, ma soprattutto spero che si è compresa la gravità di quello che è accaduto. Tempo scaduto. Concludo, grazie. La gravità di quello che è accaduto. E la prossima volta si vada in aula, come si dice, ci siamo detti qualche volta anche nelle nostre conferenze di capigruppo, con la consapevolezza degli atti che vanno in aula, con atti lavati, stirati e, diciamo, dignitosi, e che abbiano la cittadinanza di poter entrare dentro le sedi istituzionali del Campidoglio e dei municipi. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, ci troviamo in questo Consiglio a parlare di un argomento che nasce dall'Assemblea Capitolina, riferito ad una alla volontà, alla possibilità di intestare una strada a un personaggio politico di un certo tipo, di un certo spessore. Bene, io non mi vorrei soffermare
non vorrei entrare nel merito di chi, come, quando e perché, perché reputo molto banale le dinamiche che possono essere scaturite durante una sessione di consiglio comunale, come può capitare in qualsiasi altro consiglio, cioè quando c'è fermento o quando c'è casino, confusione, quindi difficoltà. Ed è anche banale dire altre teorie come non sapevo, non conoscevo, no? Immagino che siano tutte battute, soprattutto quella della consigliera Guadagno, che ovviamente conosce bene la politica romana e quindi sa da che parte stare e quindi non ha un problema a capire chi è Almirante. Quindi tutte battute dopo, fatte per evitare di entrare nel merito. Il problema politico nasce alla fonte, quindi c'è stata un'attestazione, un posizionamento da parte di Roma Capitale e poi c'è stata una grossa pressione che ha comportato un ripensamento da parte della sindaca. Ora, noi che siamo qui sicuramente non sappiamo quali possono essere state le pressioni vere, dirette, indirette, che possano aver portato la sindaca, no? Che poco prima era stata anche in televisione a dire che tutto quello che esce dall'aula consigliare è legittimo, no? Quindi detto 2 ore prima, è normale che qualcosa dietro le quinte è successo. Ora però, tanto la verità uscirà quando meno ce l'aspettiamo, oppure qualcuno sa ma non dice eccetera, ma non è questo il problema. Il problema è non cascare nella tentazione di far parte di un ragionamento che non porta a nulla, cioè di non cascare nella tentazione di fare un percorso fine a se stesso, perché quello che io ho sentito dagli interventi che mi hanno preceduto mi sembra di stare in una situazione talmente particolare, talmente, capito, pesante, che oggi non possiamo neanche uscire da casa perché sta cambiando il vento. Ora, io quando giro per Roma incontro delle vie, appunto, come dicevano, intestate a D'Annunzio, intestate a Pirandello, Ungaretti, Gentile, Montale, Marconi, Quasimodo, Pavese, Marinetti, tutta gente che ha avuto percorsi di un certo tipo, per non dire un paio di nome fra tutti, no? Ingrao, che prima del 39 stava con la situazione universitaria fascista e poi si è ricordato che ha cambiato tutto, ma ci può essere tutto nella vita, come Fo, Dario Fo, che era volontario del manifesto, volontario della RS, della Repubblica, diciamo, socialista. Ma allora che dobbiamo fare? Filiere Toti, non si può interrompere, sì, chi sta parlando. Che dobbiamo fare? Non dobbiamo più parlare di questi nomi? Dobbiamo cambiare la toponomastica? Questa via non si chiama più via Palmiro Togliatti? Come la chiamiamo? Come la vogliamo chiamare? Un Togliatti che ha appoggiato praticamente, e lo sanno tutti, no? Tito nella guerra di Jugoslavia e nel discorso delle foibe, capito? Perché comunque i partigiani dovevano comunque difendere il territorio, i confini. Di che cosa vogliamo parlare? Cioè, noi caschiamo in questa tentazione, in questa confusione. Allora bisogna conoscere la storia, certo che bisogna conoscere la storia, perché ci aiuta a capire il presente e forse ci dà un'indicazione per il futuro. Ma non possiamo negare quello che è successo, perché negare quello che è successo è da talebani. Cioè, la storia ha un significato importante. Quindi, per fare questa marcia indietro, è normale che viene un po' da ridere, è normale che comunque da parte di una maggioranza comunale e oggi da questa maggioranza consigliare municipale, per quanto mi riguarda, mi viene da ridere, mi viene da sorridere per questo tipo di nuovo posizionamento. L'unica cosa che mi fa comunque ragionare è il fatto che è stato fatto un documento, un atto qui in questo municipio qualche tempo fa, dove
si parlava che questo municipio si difende, vuole difendere la nostra istituzione da qualunque tipo di dittatura e da qualunque tipo di estremismo. E che cosa c'è di strano? Che cosa c'è che non va in queste parole? C'è destra? C'è centro? C'è sinistra? Bene che ci sia, ma gli estremi sono uguali da tutte le parti. Non è che in Germania gli estremi non funzionano, in Svezia funzionano. Quando non si rispettano le regole si viene denominati fascisti. Quando uno cerca di far rispettare le regole, allora qualcosa non funziona. Se questo termine che viene bandito dalla Costituzione, quindi che non si può avere la riorganizzazione del partito fascista, è ovvio, o bene, perché si cade nel penale, però non si può usare questo termine come capita, perché far rispettare le regole in una situazione di convivenza civile democratica è alla base. Però dopo parleremo, perché ci sono anche altre due situazioni intelligenti. Ma una cosa su tutte, per esempio, questa città, questa nazione è abituata a far rispettare due giornate importanti. Prima era una sola, da qualche anno esiste anche il 10 febbraio, prima era solo il 27 gennaio, da qualche anno esiste anche il 10 febbraio. Ma se ai più attenti, io sono convinto che se qualcuno ci mette un'attenzione, la enfasi che viene data al 27 gennaio non viene data per il 10 febbraio, perché ci sono morti di serie A, di serie B, e questo dovrebbe farci vergognare al di là, perché se uno condanna le dittature si parte da un punto ben preciso. Non che le sfumature non ne teniamo conto, perché ci serve far sì che comunque la città si sente pugnalata da un'azione di questo tipo. Una città come Roma va rispettata a prescindere, va rispettata per la sua storia, e quindi quello che è eccessivo va condannato, è ovvio. Per chiudere, Presidente, perché poi tanto abbiamo altre due situazioni. Non sono situazioni, mi dice la collega, le chiamo mozioni. Non interrompete. Posso? Mozioni. No, non interrompete. Quindi le mozioni ce ne abbiamo un'altra e due. No, volevo essere insomma più preciso, perché una contromozione, perché poi si parla anche di termini neopoliteschi, no? Contromozione. Le mozioni sono singole. In Consiglio Comunale è stata votata una mozione qualche giorno fa e una ieri, che non è che esclude l'altra. Una che dice che non deve essere intestate a, quindi non dico che è stata fatta una contromozione, perché è furbesco dirlo questo da parte di una parte politica, cioè è stato precisato da parte di una maggioranza di Campidoglio, che poi comunque a noi, no, come ragionamento è dispiaciuto, è un altro discorso, ma la politica è anche questa. La politica, uno pone degli argomenti, ok, cerca di farli convergere, poi se non riesce, non riesce. Non è che comunque si fa casino, si fanno delle chissà quali azioni particolari. Quindi noi abbiamo portato un'azione di questo tipo, la maggioranza l'aveva accolta in un certo senso, perché dice una strada a un personaggio di un certo tipo non si nega, perché ve ne ho fatti in elenco di 25, chiaro. Però a quel punto, poi dopo, abbiamo detto che qualcosa è avvenuto dietro le quinte. Non mi interessa quello che avviene nelle quinte, si è fatto una mozione più precisa per dire che non si possono fare, è un problema vostro, l'avete fatta, va tenete e va portata avanti. Però non è una contromozione, cioè non è qualcosa che va, capito, ad annullare, è andata a precisare. Nel nostro municipio comunque sì, esiste, meno male che esiste la politica, cioè che nel nostro municipio comunque, che esistano idee di sinistra, di centro, di destra, cattoliche, religiose, quello che vi pare, è la multi politica che porta comunque a avere maggiore, come si dice, maggiore confronto per un tipo di questo, e questo è il sale positivo del confronto politico e della politica in se stessa, perché se non ci fossero questi confronti non so quale sarebbe meglio, e quindi torneremo a un discorso più preciso e dittatoriale. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Cari consiglieri, ritengo che
riconoscere la verità è un merito, comunque a prescindere, quindi nella situazione contorta in cui si è svolto e si è approvato l'atto scellerato, comunque vi dà merito soprattutto a voi che da questo municipio proponete oggi un atto condivisibile, è una cosa buona e giusta. E riconoscere la verità, dicevo, voleva dire non ammettere ignoranza dal punto di vista di sapere e conoscere la storia di un personaggio pubblico che dal 38 al 43 ha aderito a una delle cose più scellerate che la storia abbia mai potuto concepire. Se qualcuno oggi dirà o ha detto Presidente, deve subentrare, giusto? No, grazie Presidente, l'attenzione che rimarcono i consiglieri. Sì, io non ho detto, mi sono. Ho atteso perché c'era una discussione in atto di là, mi perdoni Presidente. Dico quindi, se alcuni consiglieri oggi pongono situazioni diverse paragonando l'imparagonabile, io dico forse non sanno riconoscere un pilastro da una canna fumaria, non sanno riconoscere tra il verde e il giallo, insomma forse qualcuno ha tirato il pacco al Movimento 5 Stelle in aula del Campidoglio. Forse questo atteggiamento di superficialità vuole dire che in qualsiasi momento un alleato o un finto alleato potrebbe insinuarsi per far approvare un atto che poi si ritorce contro il movimento, ma contro l'opinione pubblica, contro la cittadinanza, perché di questo si tratta. Bisogna studiare bene le cose e valutare bene ogni aspetto di un atto che viene portato anche fuori sacco, perché di questo poi si tratta, perché io non posso immaginare che una discussione del gruppo non metta a conoscenza gli atti che vengono portati in aula in Campidoglio. Non posso immaginare che gli atti che noi oggi abbiamo discusso nella conferenza dei capogruppo, di tutto quello che sarà discusso, interrogazioni e così via per tutto il prossimo consiglio. Quindi una mozione fuori sacco da digerire, ovvio che prima si trasmette perlomeno a chi deve conoscere e chi sa conoscere, perché io posso capire che in Campidoglio solo 3 persone conoscevano Almirante. Beh, io lo conoscevo molto bene, perché anche quando ci sono stati i moti di Reggio Calabria, lui è venuto nel sud, ha rimarcato quello che nel 38 aveva detto. Come ho saputo riconoscere il 14 agosto dell'anno passato, il 14 agosto era il giorno prima di Ferragosto, l'intitolazione di una strada importante in un piccolo comune del sud, e questo avveniva per un altro personaggio che era quello di Ordine Nuovo, quindi Rauti. Lì è successo veramente di tutto, perché l'opinione pubblica si è ribellata, anche se era il 14 di agosto. Miscelare Pertini e Rauti non era cosa da fare. Qualcuno però, anche da quelle parti, nel paese natale, ha proposto, ecco, si dimenticano le cose, si dimentica la storia, perché io dico, abbiamo tante cose importanti su cui discutere, certo, però la base della democrazia è anche questo. Fare un torto così grosso alla comunità ebraica, non ricordando che ha firmato e ha diretto uno dei giornali che avvallava quotidianamente tutto quello che veniva perpetrato dal partito fascista, è una cosa che non si può. Quindi questo sia da monito per il futuro, dico io. Cioè, noi non possiamo avvallare degli atti sol perché c'è una posizione di comodità, perché c'è dietro quel nascondiglio, forse per l'ignoranza si è infilato dentro questo provvedimento. Non ci credo molto a questo, non ci credo molto. E quindi
come dire, io plaudo comunque al vostro ripensamento, ma vorrei che rispetto a tanti atti che avete approvato ci fosse un ripensamento. Perché la verità non sta mai dove ci sono i grandi numeri, a volte la verità è dove ci sono poche persone che sostengono alcune posizioni, come dire, nei contenitori della politica, nelle aule d'assemblea, nei luoghi dove si discute di politica, a volte solo perché c'è la timidezza da parte di un consigliere che vota contro, si rimarca e si danno cattive parole. Questo è avvenuto proprio in aula a Giulio Cesare, per l'unica che ha votato contro e i due che si sono astenuti. Abbiamo il coraggio di dire di no, perché è da lì si parte per una vera democrazia. Come dire, sulle posizioni di altri di quest'Aula, già altri consiglieri hanno chiarito bene la posizione e il significato. Io mi auguro che per il futuro non si debba ricorrere più a queste mozioni tampone, ma che si vada nella direzione corretta di saper valutare la storia e che nessuno si permetti più di dire che questo pezzo di storia che l'Italia ha passato è un pezzo di storia importante. No, non accetterò mai, perché il racconto vitale di chi ancora oggi è vivo racconta che è stato diverso l'aspetto della dittatura e del fascismo sia al sud che al nord. In ogni angolo dell'Europa è avvenuto uno scempio rispetto a questa azione fascista della persecuzione degli ebrei. E non solo degli ebrei, perché poi si è ripercorsa anche sui disabili, perché costavano troppo, e su ogni forma di inciviltà. Questo oggi sta avvenendo perché è facile cadere nella trappola di parliamo alla pancia degli italiani, perché è facile, certo. Questo è molto facile, però ve ne siete accorti anche voi che è una strada che non dovreste percorrere assolutamente. Ci sono altri interventi? Non ci sono, consigliere Rinaldi? Allora, buonasera a tutti. Dunque, io volevo un attimo fare... Io credo di poter affermare che questo municipio è antifascista. Il Quadraro è stato insignito nel 2004 dal presidente Ciampi della medaglia d'oro, al valor civile come centro nevralgico della resistenza. Quindi, insomma, abbiamo un presidio nel tempo che è stato anche riconosciuto con una medaglia al valore civile. Questo gruppo politico è antifascista. Su proposta della Presidente Lozzi, per cui non credo che ci sia bisogno di scuse della Presidente, in Campidoglio il 17 aprile ultimo scorso, alla presenza della Presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello, i sopravvissuti del rastrellamento sono stati insigniti della onorificenza di Commendatore, ordine al merito della Repubblica Italiana. In questo municipio, finché governeremo noi, non saranno intitolate vie, piazze e quant'altro ad esponenti riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che abbiano espresso idee antisemite e razziali. Io spero che questo sia chiaro, cioè lo dico una volta per tutte e lo diciamo anche con questo atto. Poi dopo, se c'è invece un discorso di strumentalizzazione, che io spero che invece venga piano piano ad affievolirsi, perché come dicevano i consiglieri precedenti, probabilmente dovremmo lavorare insieme su questo. E allora dovremmo cominciare anche dai comportamenti, diciamo, che si tengono nelle sedi istituzionali, e quindi per esempio non dover ricorrere ai vigili o alle prescrizioni di un regolamento municipale per permettere la parola alla Presidente o al consigliere che sta parlando, e avere i vigili nelle sale delle commissioni per riuscire a mantenere l'ordine della commissione stessa. Quindi ribadisco il concetto, così come sta scritto nel risolve della mozione: in questo municipio, finché governeremo noi, non saranno intitolate vie, piazze e quant'altro ad esponenti riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che abbiano espresso idee antisemite e razziali. Grazie. Altri interventi?
Consigliere Toti. Io lo devo dire subito che sono chiaramente d'accordo sui valori antifascisti, però il discorso che io penso deve essere messo al centro, e io l'avevo chiesto, l'ho chiesto più volte, è il discorso contro tutte le dittature. Non c'è una dittatura di serie A e una dittatura di serie B. Bene ha fatto la Repubblica Tedesca, che nella sua Costituzione chiaramente vieta la ricostituzione del partito nazista e del partito comunista. Cioè, questo non è stato fatto chiaramente nella Costituzione italiana, però chiaramente il valore antifascista è stato messo. Io penso che sia una carenza rispetto a questo, perché se si deve esaminare, come ha detto il consigliere Ciarcio, la storia, non possiamo dire che solo c'era il fascismo e poi l'antifascismo, c'era anche l'anticomunismo, c'era un partito come la Democrazia Cristiana. Cioè, voglio dire, non è che a flash si deve parlare della storia. C'è stato un 1948 che ha vietato e ha permesso la democrazia in Italia, perché ci potrebbe essere stato il comunismo in Italia. Togliatti, se vogliamo, ha operato in modo diverso, bisogna dirla la storia, però voglio dire, quando ci fu l'attentato, però ecco, il pericolo di una dittatura anche in Italia, se non ci fosse stata l'elezione del 48, voglio dire, poi qui abbiamo tutti PD renziani, perciò voglio dire, io penso che concorderanno tutti rispetto a questo, e voglio dire, la storia va esaminata nella completezza. Allora, ecco, esprime un contrasto alle dittature, a tutte le dittature, e la dittatura è quella fascista e quella comunista. E allora, ecco, chiarezza rispetto a questo, e dire tutto quando qualcuno dice si dimentica la storia, Ciancio, no? Voglio dire, la storia ricordiamola correttamente. Quando c'erano i comunisti del PC che sbagliavano e parlavano dei compagni delle Brigate Rosse come compagni che sbagliavano, voglio dire, no? E voglio dire, prendere le distanze da tutti, dai fascisti e dai comunisti. C'è un estremismo di destra e c'è un estremismo di sinistra. Parliamo di queste cose senza paura e parliamo della storia. Oggi stiamo parlando della storia, non è che stiamo parlando di cose che sono successe oggi o ieri o l'altro ieri. E allora, se la storia la dobbiamo vedere, dobbiamo vederla in modo completo. Anche la Russia, Unione Sovietica, non è che apprezzava molto gli ebrei o era amica degli ebrei, come non sono state in molte manifestazioni amici degli ebrei quelli dell'AMPI, che hanno preso completamente le distanze dagli ebrei, hanno fatto addirittura due manifestazioni separate. Da una parte c'era il gruppo che faceva riferimento chiaramente a Roma e al Movimento Ebraici di Roma, dall'altro c'era l'AMPI, perciò voglio dire, rispetto a questo, ecco, diciamo tutti, però rimanendo tutti quanti chiaramente in modo preciso nei nostri valori, che devono essere valori contro tutte le dittature. Ecco, rispetto a questo bisogna affermare questo. Poi, rispetto ad Almirante, io vengo dalla Democrazia Cristiana, è chiaro che era un avversario della Democrazia Cristiana, però il Movimento Sociale Italiano non è stato mai sciolto per ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Ecco, di questo bisogna dare conto, perché i giudici non è che sono una volta bravi e una volta non bravi. Sì, mettiamo sempre in mano alla magistratura, e la magistratura negli anni ha detto che non c'è stata una riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista fatta dal Movimento Sociale e fatta nella fattispecie da Almirante, che ha preso, e io ricordo, se dobbiamo parlare di storia, anche le distanze da movimenti come Ordine Nuovo
o Avanguardia Nazionale o altri movimenti che stavano a destra del Movimento Sociale e che senz'altro non votavano per il Movimento Sociale. Perciò alcune cose vanno dette, anche lo stesso Evola rinfacciava di tradimento Almirante quando diceva che Almirante parlava, e sì, e bisogna dirlo, a difesa della razza e contro praticamente a difesa della razza e su discorsi antisemiti, l'ha fatto. Poi voglio dire, se è corretto, perché il Movimento Sociale Italiano era filo israeliano più che filo palestinese, voglio dire, ecco, anche questo deve essere considerato, però resta il fatto: antifascismo e anticomunismo sono stati condannati dalla storia, e oggi io ribadisco questa condanna della storia qui in quest'aula, e perciò rispetto a questo non possiamo dire che chiaramente questa mozione non ha un suo valore, perché chiaramente prende le distanze da quello che può essere un discorso chiaramente antisemita e razzista, che noi chiaramente condanniamo. Ci sono altri interventi? Adesso interrompo la capigruppo veloce, appena votiamo questo. Allora, se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Ah, c'è un intervento? Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, per chiarire il nostro pensiero anche su quello che è stato detto prima, rispetto alla destra e alla sinistra, noi non vogliamo entrare proprio nel teatrino destra e sinistra, proprio quelli che da una parte ci dicono che siamo fascisti e dall'altra parte invece che siamo troppo di sinistra. E io ripeto quello che dissi qualche tempo fa, che è stato travisato negli interventi precedenti. Io non ho detto che non esiste destra e sinistra, ma che non inquadriamo le nostre idee né da un lato né dall'altro. Abbiamo cercato di superare questo schema mentale che lasciamo agli altri. Noi prendiamo distanza dalle idee sbagliate a prescindere se arrivino da un lato o dall'altro, come allo stesso modo siamo per condividere le buone idee da qualsiasi parte. Il PD ci dice che se invece di rimanere sul tema si risponde all'opposizione non va bene, gli stessi che ci dicono che non ricevono risposte da parte nostra. Quindi l'opposizione è andata fuori tema e noi non abbiamo diritto di rispondere nel merito, ma noi siamo i fascisti. Allora, io penso che qualsiasi estremismo sia condannabile. Vorrei concludere il mio intervento rispondendo a chi ha dichiarato prima che il problema non è intitolare la via, ma sono altri problemi, e ci ha anche un po' tacciato, come dire, come mezzi ignoranti, non conoscenti della storia, eccetera. E come se fosse proprio quella persona l'unica esperta sulla storia e sugli avvenimenti che sono avvenuti. Sugli avvenimenti, diciamo, che hanno riguardato la nostra nazione, ma anche il livello mondiale. Allora, noi diciamo che il concetto è leggermente un po' più importante, più allargato, nel senso che il problema sì non è l'intitolazione della via in se stessa, ma è quello che l'intitolazione della via rappresenta. Quindi noi siamo contrari affinché vengano assegnate delle vie, perché condanniamo qualsiasi tipo di estremismo che venga da destra o da sinistra, così come abbiamo dimostrato nel momento in cui abbiamo depositato l'atto proprio che condannava gli estremismi. Per il resto ci sono le commissioni per lavorare, quindi rinnovo l'invito a chiunque avesse delle idee per condurre anche meglio, insomma, se ci fossero delle proposte da parte delle opposizioni per lavorare su questi temi in maniera più approfondita, in maniera anche diversa da come è stato fatto fino ad oggi, noi siamo sempre aperti ad accogliere qualsiasi tipo di suggerimento. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano? Io intanto volevo dire un attimo, altrimenti lo dimentico, consigliere Giuliano, che la consigliera Cerquoni è uscita, quindi cambio lo scrutatore diventa lei. Io? Sì. Faccio doppia. Assolutamente. Grazie. Allora, nel dire velocemente che Fratelli d'Italia non appoggerà questo consiglio oggi nella sua totalità, nel senso che il contesto in cui oggi andremo a parlare verte su un argomento che appunto deriva dall'amministrazione comunale, quindi non è che a noi fa piacere questo dietrofront, però voglio motivare velocemente questo voto contrario a questa, perché non è stata messa in evidenza in modo cioè più preciso il fatto di condannare a prescindere un comportamento negativo. Quindi quello che ho sentito nell'ultimo passaggio io lo condivido, perché è facile dire tutto il contrario di tutto quando uno non gli sta bene certe cose, no? Viene rimproverato, certo. Dice no, ma allora non sei cattivo te, non sono cattivo io perché mi rimproveri. E quando invece va bene, no, sei bravo, è tutto fila liscio. Bisogna pure sapere quando uno sbaglia, no? Lo deve ammettere, quando uno cambia idea, ok, deve poter dire mi sono... No, ricreduto, perché anche il fatto di poter cambiare idea è un sintomo di intelligenza, è un sintomo anche appunto di onestà intellettuale. Uno prende un posizionamento, si può sbagliare e rivede le sue posizioni. Chi non cambia mai probabilmente non è detto che abbia la verità assoluta nel proprio pensiero. Quindi noi non siamo contenti di questo passaggio. Non lo siamo in questa e non lo saremo maggiormente nelle altre due, perché sono più ovviamente, come si dice, ancor più politicizzate. Per cui per quello che ci riguarda ci dispiace su questa non cogliere un elemento fondamentale che è appunto contro tutte le dittature, contro tutti i comportamenti sbagliati, verso un rispetto dei ruoli, delle regole, quindi di un andamento democratico, non perché vi serviva comunque cambiare un posizionamento di un'assemblea capitolina, dare forza a un'assemblea capitolina che comunque per ragioni di un tipo o di un altro ha avuto un momento di defaillance. Quindi non mi piace questo tipo di come si dice, posizionamento attuale verso questa problematica. Poi possiamo parlarne come vi pare, no? Una battuta su tutte, cerchiamo un'altra location per questo municipio, perché siamo dentro l'Istituto Luce, tanto per ricordarvi. Altre dichiarazioni di voto? No, allora consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente, io esprimo da parte del gruppo Movimento 5 Stelle chiaramente il voto favorevole alla mozione che abbiamo presentato all'indomani, è stato ricordato, invece di quel voto così che ci ha colto anche, noi di sorpresa. E dicendo che noi con questo atto abbiamo voluto affermare un nostro principio che eravamo convinti fosse anche quello dei nostri colleghi capitolini, e infatti l'intero gruppo del Movimento 5 Stelle capitolino ha poi provveduto a così, rettificare la propria posizione, visto che non era quella vera, effettiva, con un atto di propria iniziativa, inclusa la sindaca naturalmente, la quale ha affermato chiaramente che Roma è una città antifascista. Lo abbiamo ricordato anche noi con il consigliere Rinaldi, e per questo motivo abbiamo voluto redigere immediatamente, dare una immediata risposta affinché fosse chiaro subito, no? Quale fosse la nostra posizione contro l'intitolazione
della via a Giorgio Almirante, ma a tutti anche coloro che abbiano espresso il passato o che esprimeranno eventualmente idee antisemite e razziali. Sono concetti che non ci appartengono e che quindi noi vogliamo mantenere lontani da questa città. Noi non è che possiamo e dobbiamo giustificare il comportamento di altri organi. L'Assemblea Capitolina è autonoma, agisce per proprio conto e ha dato una risposta immediata a quello che è stato un errore, possiamo dire tecnico. Però è corretto, chi ho sentito dire prima, chi sbaglia, l'intelligenza sta nel riconoscere il proprio errore, quindi in questo devo dare atto che l'errore è stato riparato. Noi però affermiamo un principio, quindi questo atto noi lo votiamo, lo abbiamo presentato e lo votiamo per affermare un principio importante, se ancora fosse necessario ribadirlo dopo tempo scaduto. Le manifestazioni che abbiamo fatto, nostra presenza alle occasioni del 17 aprile e così via. Quello quindi che mi premeva affermare è che il Movimento 5 Stelle vota questo atto perché ogni tanto bisogna ricordarci quali sono i principi che guidano l'azione di governo. Attraverso questi principi poi le cose accadono, quindi mantenendo saldi e chiari questi principi poi le azioni sono di conseguenza, e quindi un'azione democratica o antidemocratica in funzione dei principi che uno ha, e i nostri sono principi antifascisti, antisemiti e antirazziali. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No, passerei alla votazione a questo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, la mozione è approvata con 19 voti favorevoli, un contrario, un astenuto. Prima della... Posso chiedere una rapida capogruppo? Guardi, la stavo per proporre io, quindi mi ha tolto la parola. Io volevo proporre una conferenza dei capigruppo, interrompere il consiglio veramente per pochissimo tempo per un'informazione che devo dare ai capigruppo. Non so qual è il momento migliore, quindi avrei aspettato anche la fine, dipende da voi. Per me l'importante è poi che ci siano i capigruppo alla fine, se veramente vogliamo fare alla fine, altrimenti interrompiamo veramente per 3 minuti. Vorrei che si facesse ora, così in relazione anche al prossimo atto, grazie. Va bene. Il consiglio ha sospeso almeno per 15. Consiglio. Allora, riprenderei la seduta del consiglio. Intanto potete sedervi, consiglieri. Allora, come anticipato all'inizio, è stata inserita all'ordine dei lavori del Consiglio di oggi un'interrogazione consegnata ieri dalla consigliera Cerconi e dal consigliere Carlone, e l'assessore, che era un sopralluogo, è tornata, si è liberata apposta per poter rispondere all'interrogazione.
Io avevo già detto che al momento in cui sarebbe arrivata l'assessore avevo già preso, diciamo, mi ero sentita con l'interrogante per poter diciamo, posporre l'intervento. L'assessore è arrivato, so che ci sono delle richieste di continuare con la discussione in corso, ma io prevedo che la discussione in corso sia lunga, quindi mi piacerebbe liberare l'assessore nel frattempo. E, sì, certo, adesso le do subito la parola. E, perché tra due ore? No, io avrei dato subito. Non è un dibattito, intanto io sto dicendo quello che succede oggi all'ordine dei lavori, quindi argomento pertinente. Ci sono però delle richieste da alcuni consiglieri di continuare con la, diciamo con la discussione in corso e di slittare a dopo l'interrogazione. Quindi io ci sono due possibilità, non ne vedo altre. Riconvocare la capigruppo 5 minuti e cercare di capire come si può andare avanti, o semplicemente per alzata di mano decidere cosa fare prima. Credo che forse sia la cosa più semplice. Credo che sia la cosa più semplice. Assessore, lei avrebbe problemi a tornare più tardi? No. Io direi, come volete voi consiglieri. No. Cioè, voglio dire. Beh. Quando cambio l'ordine, certo. Grazie Presidente, no, non è che stiamo parlando dell'ordine del giorno di due fontanelle o di una cosa, ma stiamo parlando di due mozioni importantissime in questo momento storico, che avrebbe dovuto all'inizio sospendere il Consiglio, fare la conferenza e dire che si parla dello stesso argomento, si poteva unificare la prima mozione insieme e si votavano tutte e due, oppure se ne faceva una sola. Adesso l'assessore doveva arrivare prima di inizio. Io capisco gli impegni, ma il Consiglio viene di tutti gli impegni del Municipio, perciò la pregherei di continuare sulla mozione B, quella sul problema della mozione su Almirante, e poi l'assessore, visto che è arrivato, ma doveva arrivare prima del dibattito, perciò l'interrogazione aveva fatto per prima, poi le mozioni e si continuava per... non che adesso facciamo una mozione, interviene l'assessore, interrogazione, no, si prosegue, permettetemi, su un argomento non banale ma estremamente importante. Grazie. Proprio per l'importanza dell'argomento e perché non penso che il dibattito possa terminare in 10 minuti, così come ho sentito dire, vorrei ricordare intanto che l'assessore era tenuta anche a non venire perché era stato rigettato il carattere di immediatezza, ha dato la sua disponibilità e, d'accordo con la consigliera Cerconi, è stato deciso di portare l'intervento oggi. Quindi sul fatto che l'assessore sia venuto per interrompere, io gradirei un minimo di informazione prima, e sul fatto che dovesse arrivare prima gradirei un minimo di informazione. Se lei non partecipa alla capigruppo e non viene informato, non è un mio problema. Quindi chiedo di nuovo all'Aula, non a lei da solo e a nessuno da solo, chiedo all'Aula come intende procedere. Vogliamo andare avanti con l'interrogazione e poi continuare un discorso che sembra, diciamo, essere ritenuto importante da alcuni, meno da altri, oppure vogliamo andare avanti con l'emozione e lasciare alla fine l'interrogazione? Per me siete liberi di decidere. Per posso alzata chiedere di mano, grazie. Allora, io volevo chiedere una cosa, visto che stiamo parlando da 7 minuti e in 7 minuti abbiamo, esatto, già svolto l'interrogazione, chiedo la cortesia anche al Partito Democratico, visto che l'argomento è molto utile e utile anche a loro, visto che parliamo dell'apertura dei niti di luglio, vi chiedo la cortesia anche personale di poterla fare, perché doveva essere effettivamente all'inizio, non hanno ravvisato l'urgenza, secondo me c'è urgenza, fatto sta, adesso sta qua, se possiamo sbrigarci in 10 minuti. Se deve essere continuamente una polemica, prenderò atto che il Partito Democratico non vuole svolgere l'interrogazione. Vabbè, io alle 5 c'è una spostata alle 7. Allora, votazione. No, Presidente, posso dire il Consiglio vota, perché così è. Il Consiglio vota. Sì,
Il Consiglio Presidente, Democratico vuole spiegare un attimo, riunirci in una conferenza di capigruppo, 3 minuti. No, io non devo spiegare niente. Presidente. Chi è in capigruppo lo sa. Presidente, lo sa anche l'interrogante, l'assessore qui, più di questo io che cosa devo dire? No, allora, per favore, scusa, per favore, smettiamola. Che non era manco accoglibile. Sì, allora io... Presidente, possiamo 2 minuti in capigruppo sciogliere il nodo? No, no, votiamo. Io direi di fare semplicemente di andare avanti per voto, perché è molto più veloce, altrimenti capigruppo significa che faccio un'interruzione, vi incontrate, io neanche vengo a sapere, cioè non mi interessa sinceramente, quello che decidete per me va bene. Votiamo. E poi mi riportate la decisione. Votiamo. Votiamo, bene. Chi è a favore del proseguimento della discussione e l'interrogazione alla fine? Chi è a favore? Ma scusa, il capo della maggioranza ha detto di sospendere per 3 minuti, adesso votiamo, non lo so. Ma qualcuno mi ascolta quando parlo in questo consiglio oppure fa solo finta? Allora, vogliamo invece, chi vuole andare avanti prima con l'interrogazione e poi con le mozioni e proseguire un discorso importante? Bene, non credo che ci sia da decidere molto. Allora, andiamo avanti con l'interrogazione, lascio la parola all'illustrante. Allora, sarò brevissima perché il problema l'assessore già lo conosce, già sono state mandate delle mail all'assessore, al municipio, e il problema è quello dell'apertura dei nidi di luglio. Il carattere d'urgenza è ravvisato dal fatto che recentemente, cioè si tratta di 4-5 giorni fa, è stato comunicata quale fosse l'asilo che dovesse rimanere aperto per il mese di luglio, e per quanto riguarda il bacino di utenza della zona, per capirci, dello Scarabocchio, scusate, delle Marionette, quindi la zona per capirci intorno a via Lusitania, il nido individuato è quello dello Scarabocchio. Ora, il problema che si è presentato a tantissimi genitori qual è? Che tra via Lusitania e lo Scarabocchio ci sono 4 chilometri che sono improponibili da fare per portare e riprendere i bambini, tant'è che tantissimi genitori non hanno accettato la possibilità di mandare i bambini, hanno rinunciato a mandare i bambini presso lo Scarabocchio, con gravissimi disagi sia per quanto riguarda diciamo anche la gestione familiare, sia per quanto riguarda anche le casse familiari, perché non mandare bambini in una struttura aperta dal comune significa mandarli o magari prendere babysitter o mandarli da qualche altra parte, quindi è evidente che si crea un disagio. Detto ciò, la domanda che doveva essere una domanda unica e ravvisata all'urgenza, perché il mese di luglio è domani e purtroppo anche la comunicazione ai genitori è stata data recentemente, 4-5 giorni fa, quindi è per quello che arriva oggi la risoluzione, quello che risulterebbe necessario è ricalibrare o comunque aprire un'ulteriore struttura vicino al bacino di utenza che oggi afferisce a quel nido Le Marionette, o comunque afferisce nelle zone limitrofe a via Lusitania. Questo perché? Perché ovviamente si deve venire incontro soprattutto alle famiglie che hanno un'esigenza, che è quella di mandare i bambini a scuola mentre magari i genitori sono al lavoro, che dovrebbe essere una situazione e una questione molto molto semplice, eppure ad oggi abbiamo visto quanti problemi sta creando la decisione di aprire lo Scarabocchio piuttosto che un'altra struttura. Dico che l'assessore è già a conoscenza del problema perché le sono arrivate più di una sollecitazione da parte dei genitori, hanno chiamato, hanno inviato delle mail, quindi vorrei capire se è possibile rimodificare o comunque ricalibrare o eventualmente aprire un'altra struttura per il mese di luglio nella zona del bacino di utenza, strettamente inerente al bacino di utenza. Grazie. Sì, assessore. Decisione di una necessità, infatti in questo momento sto anche sostituendo la presidente del municipio che non è presente, e quindi proprio per lavorare a una serie di atti importanti, altrimenti questo va bene? Ok? Si sente?
non ho avuto la possibilità di essere presente alle 14.30, ma ho cercato di venire il prima possibile proprio per poter dare una spiegazione al riguardo. Sarei stata anche disponibile ad attendere la fine della discussione in Consiglio, quindi diciamo non ho alcuna, anzi ho grande rispetto del Consiglio perché rappresenta i cittadini e proprio per questo sto qui a prescindere dal carattere d'urgenza o meno per dare una spiegazione che spero sia esaustiva. L'informativa relativamente all'apertura dei nidi di luglio è presente dalla fine di maggio in tutti quanti i nidi. Storicamente, per una disposizione del Dipartimento, i nidi che sono aperti sono 3 nel territorio dell'ex nono municipio e 3 nel territorio dell'ex decimo municipio, in base a determinati criteri che il Dipartimento ogni anno ritualmente vengono riprecisati, ma sono sempre gli stessi, quindi la possibilità di servire i vari bacini d'utenza con una triangolazione opportuna, la scelta dei nidi che offrano le condizioni ambientali migliori e anche la presenza o meno di aria condizionata, di ambienti climatizzati. Sulla base di queste valutazioni, i funzionari preposti scelgono quali debbano essere i nidi aperti. In linea di massima, in quel territorio in genere è stato aperto il nido La Chiocciola, che si trova tra via Sibari e via Farsalo. Accanto però c'è il cantiere della metro C, che sta facendo tutta una serie di lavorazioni per le quali sono attive giornalmente e quindi c'è la presenza di polveri e quant'altro. Inoltre c'è stato un danneggiamento all'impianto di microclimatizzazione di aria condizionata, per cui attualmente è in fase di ripristino. Per questo motivo, mentre lo scorso anno l'asilo La Chiocciola, che raccoglieva anche le marionette, è stato aperto, quest'anno non può essere aperto. Si è scelto pertanto di aprire l'asilo Arcobaleno, che si trova per l'appunto in via Lusitania, che raccoglie il numero massimo di utenti accoglibili. Le iscrizioni per i nidi di luglio si chiudevano entro il 15 giugno, ecco perché l'informativa alle famiglie era già stata data a fine maggio, perciò già sapevano i cittadini del territorio dell'ex nono municipio che il nido aperto per il loro territorio sarebbe stato l'Arcobaleno, l'altro nido aperto sarebbe stato lo Scarabocchio di via Taranto, l'altro nido aperto sarebbe stato il nido Pollicino che sta a Giulianello. Questi i nidi del l'ex nono municipio. Sono state prese le via Giulianello. Queste sono state le iscrizioni che poi le famiglie hanno fatto. Gli utenti del nido La Chiocciola e gli utenti del nido Arcobaleno colmano completamente la capienza del nido Arcobaleno, ragion per cui non è stato possibile accogliere anche gli utenti del nido Le Marionette. Gli utenti del nido Le Marionette che si sono iscritti, che hanno presentato domanda di iscrizione, erano 20, mentre quelli della Chiocciola erano 28. Ecco per quale motivo, per un processo di razionalizzazione, si è scelto di ottimizzare l'apertura degli spazi accorpando queste due strutture. Sono state fatte tutte le valutazioni del caso, è stato integrato il personale, eccetera eccetera. Anzi, ho firmato proprio mezz'ora fa l'ultimo atto proprio per garantire anche il personale in sostituzione delle malattie che nel frattempo sono arrivate, perché sono stati fatti gli ordini di servizio per le aperture di luglio e coloro che erano in possibilità gli hanno presentato le loro domande di malattie, di permessi 104 eccetera, e quindi stiamo lavorando per cercare di garantire la copertura anche con il personale in sostituzione. Stesso discorso per quanto riguarda il nido, per quanto riguarda il territorio dell'ex decimo municipio, dove le domande sono state talmente tante che proprio per accogliere questo principio giustissimo del privilegiare le strutture pubbliche a gestione diretta, quest'anno abbiamo ottenuto l'apertura del quarto nido, quindi nel territorio dell'Extragra saranno aperti 2 nidi nel mese di luglio, uno che copre un'area e uno che ne copre un'altra. Quindi l'impegno dell'amministrazione è stato massimo e in maniera molto trasparente abbiamo fatto anche tutta una serie di incontri con le coordinatrici didattiche, con i consigli di scuola, con i genitori, abbiamo fatto dei sopralluoghi, comitati di gestione e quant'altro, per cui abbiamo veramente cercato di rispondere anche alle situazioni particolari degli utenti.
esponendo il soddisfacimento dei bisogni delle famiglie e dei piccoli utenti del servizio al di sopra di qualunque altra cosa. Dopodiché, durante il mese di luglio, poiché il mese di luglio è diviso come classi di frequenza in due quindicine, la prima quindicina e la seconda quindicina, qualora ci dovessero essere delle rinunce all'iscrizione, verranno, e questo le pose hanno fatto anche le coordinatrici, le funzionarie educative con incarico di posizione organizzativa, hanno fatto proprio degli incontri presso il nido La Chiocciola, presso il nido Arcobaleno, accoglieranno tutte le domande che sarà possibile accogliere. Quindi l'amministrazione ha davvero fatto uno sforzo enorme, ottenendo un successo importante, perché abbiamo ottenuto l'apertura di 7 nidi nel territorio municipale anziché i 6 previsti a gestione diretta, determinando anche la possibilità di un risparmio nelle casse del Comune di Roma, derivante proprio dalla scelta di tenere aperti, laddove i numeri lo consentissero, le strutture a gestione diretta. Chiaramente per soli 20 utenti non era possibile tenere aperta una struttura che minimo ne accoglie una cinquantina. Questo è quanto, grazie. Sì, mi ha risposto chiaramente, nel senso che nel decimo è stato aperto, nel nono non è stato ritenuto essenziale e soprattutto non sono stati, non è possibile, no? Era possibile, è stata una scelta non farlo. Assessore, replica dopo magari, ma no, non può più replicare dopo, comunque va bene uguale, nel senso che purtroppo quello che veniva chiesto era l'apertura di una quarta struttura e la quarta struttura non verrà aperta nel nono municipio. Questo perché? Perché ovviamente se si sposta, e lei può immaginare, essendo una mamma, se si spostano di 4-5 km i bambini o i bacini di utenza, è ovvio che si crea un disagio. Questo significa che il disagio quest'anno l'abbiamo tolto a quelli del decimo municipio, speriamo che il prossimo anno anche i genitori e quindi i bambini dell'ex nono municipio possano in qualche modo usufruire di questo vantaggio, sia quello di andare a scuola a luglio. Non mi ritengo soddisfatta, vedremo quali altre azioni potremo portare avanti. Grazie. Però scusate, io sono talmente rispettosa del consiglio che lo stesso rispetto lo pretendo nei miei confronti. Sto lavorando e do ogni volta delle risposte puntuali e documentate. Questo mi richiede, come è giusto che sia, un lavoro. A fronte di un lavoro e di dati precisi che io porto, io qui non sto facendo delle opinioni. Numero uno, le richieste da parte del nido Le Marionette a me non sono mai arrivate, non solo, il 18 luglio abbiamo fatto una riunione con tutti i rappresentanti. Il 18 luglio abbiamo fatto una riunione presso la direzione socioeducativa, che è opportunamente verbalizzata, con tutti i funzionari preposti. E scusate, il 18 giugno, il 15 giugno si chiudevano le iscrizioni, il 18 giugno abbiamo fatto una riunione con l'ufficio del personale, l'ufficio degli utenti delle iscrizioni, le tre rappresentanti delle pose, su una per ogni territorio, e cioè Appio, Tuscolano ed Extra Gra, quindi neanche un discorso ex decimo ed ex nono che è anacronistico. Che ha fatto lei però, assessore, mi ha detto lei che nell'ex decimo avete aperto la quarta struttura, certo, quindi perché il dipartimento non potrebbe ribattere, arrabbiate, non potete. Scusate. Perché il dipartimento ancora ragiona in ex nono ed ex decimo e dice 3-3. Noi abbiamo fatto invece un lavoro che va oltre, proprio perché adesso è settimo municipio, abbiamo analizzato anche in termini di distanze chilometriche, ma soprattutto in termini di numero di utenti che hanno richiesto il servizio. Nel territorio tuscolano ed extra gra c'erano addirittura oltre 60 richieste in più rispetto alla capienza possibile, il che ha permesso di aprire un quarto nido, perché andavamo a razionalizzare, altrimenti questi utenti sarebbero stati distribuiti un po' e un po'. Sta ripetendo una cosa che abbiamo già capito. Ma allora, nel nono municipio, perché si risponde non sono soddisfatta? Non sono soddisfatta perché al nono municipio avete lasciato scontenti tanti genitori. Quando ci sapeva tanti già genitori, che i nidi sarebbero stati quelli aperti, genitori. È arrivata adesso. Io ho accolto le
non io in quanto assessorato, ci mancherebbe altro, io in quanto municipio, noi in quanto municipio, questo risultato è un risultato importante di cui tutti dovremmo essere consapevoli. Ma ci sono delle famiglie che non hanno i bambini a scuola il mese di luglio e hanno grossissimi problemi. No, ma lei lo sa perché le sono arrivate le mail. Io la chiuderei qui, mi dispiace, assessore. Lei sono arrivate le mail. Però, scusate, no, assessore, scusate, se lei non può parlare però, senza no, io voglio chiuderla qui, no? No? Non è devo giusto. Rispondere per assessore forza. No. Mi scusi però io guardate su questo finisce qui assessore. Però non comprendo, sono i numeri che parlano. Se ma i numeri che parlano lei ha ricevuto le assessore lei ha ricevuto le mail dei genitori, i genitori hanno portato delle lamentele tant'è che il comitato dei genitori l'ha fatto presente assessore, ma anche questo. Assolutamente finisce altrove questo dialogo. Vi invito a venirmi a trovare. Che verremo a trovarla, assessore. Segui con l'ordine dei lavori. Sì, certo. Ah, certo, come no? Allora, siamo al punto 3. La mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Steritano, Gugliotta, avente ad oggetto contro l'intitolazione nel Comune di Roma di una via dedicata a Giorgio Almirante. Chi illustra l'atto? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Cercherò di essere breve, però... Cercherò anche di spiegare il motivo per cui abbiamo ritenuto, nonostante diciamo, la richiesta della maggioranza di ritirare questa mozione, invece doveroso doverla discutere. Quindi rispetto alla proposta oggi della maggioranza che fino a poco prima diciamo, ha parlato di quanto fosse importante la questione e poi ci ha chiesto di ritirare una mozione, la risposta del Partito Democratico è rifiutiamo e andiamo avanti come nei migliori giochi di ruolo, non so come si chiamano. Però ci teniamo a presentarla innanzitutto perché questa mozione che chiaramente segue la discussione del 14 giugno in Assemblea Capitolina è una mozione che il Partito Democratico ha presentato non solo al Comune di Roma ma in tutti i municipi all'indomani di quella votazione e il cui titolo non può essere interpretato ma è piuttosto esplicito. Infatti il titolo è contro l'intitolazione nel Comune di Roma di una via dedicata a Giorgio Almirante, così chiamiamo anche le cose con il loro nome e non ci impelaghiamo in discussioni su estremismi destre, sinistre che cercano invece di nascondere quanto è successo. E proprio per partire tutti dallo stesso punto in questa mozione che non vi leggerò perché così spero diciamo che andiamo veloce e d'accordo, cerchiamo in qualche modo di fare un riepilogo di quello che è stato, di chi è stato Giorgio Almirante nella storia del nostro paese e di chi è stato in particolar modo rispetto alla storia di questa città. E veramente lo dico senza alcuna diciamo spocchia, ma vi invito a leggerla non solo rispetto al fatto che chiaramente a breve dovrete votarla, ma a leggerla anche successivamente perché è stato un lavoro diciamo lungo che ci ha portato anche a noi a diciamo riepilogare e riscoprire alcuni passaggi fondamentali, tristemente importanti della storia della nostra città e che ci fanno capire appunto che anche a quei tempi, dietro al fatto di nascondere
e di raccontare che non esistevano le destre, le sinistre, che non esistevano le differenze, non voglio dire di colore politico, ma di visione del mondo, sì, sono state commesse le violenze più efferate della storia dell'umanità. E per questo il Partito Democratico, riepilogando quanto è avvenuto, chiede in questa mozione alla Presidente del Municipio e chiaramente anche alla sindaca Raggi di farsi portavoce presso l'Assemblea Capitolina delle ragioni dell'inopportunità della mozione votata il 14 giugno che ha intitolato una via a Giorgio Almirante. Questo in qualche modo è stato fatto nella votazione di ieri, però ha ragione su un punto il consigliere Giuliano rispetto a quello che diceva nella discussione del precedente punto all'ordine del giorno. Le mozioni che vengono approvate in Consiglio Comunale sono degli atti a tutti gli effetti operativi e quindi per questo motivo noi rivendichiamo la necessità di fare un atto esattamente contrario a quello che è già stato approvato, che non vuol dire che viene annullato quello precedente, perché quella votazione c'è stata e quella mozione è stata approvata dalla maggioranza dell'Assemblea Capitolina, ma vuol dire che questo municipio esprime con ancora più forza e ancora più esplicitamente esattamente il contrario di quello che ha votato l'Assemblea Capitolina due settimane fa. In più aggiungiamo, ma speriamo diciamo che appunto questa discussione accolga il vostro favore, che in ogni modo non solo l'intitolazione a qualunque esponente che si rifà al movimento fascista venga evitata, ma in particolar modo rispetto alla discussione di queste settimane nella nostra città dobbiamo scongiurare che nel territorio del settimo municipio venga intitolata una via a Giorgio Almirante. Ed infine chiediamo alla sindaca Raggi e al presidente De Vito, che ha accolto quella mozione fuori sacco in quella discussione, di rivolgere pubblicamente le scuse alla comunità ebraica, ai familiari della resistenza romana e a tutta la città di Roma. Ora voi ci direte che in qualche modo la mozione precedente ingloba anche questa mozione e probabilmente è anche così. Però noi vi chiediamo di esprimere, proprio perché prima, lo dico soprattutto a lei, consigliere Rinaldi, ci ha tenuto a dichiarare pubblicamente, e questo insomma ci fa piacere, che questo municipio è antifascista. Noi crediamo che in questi casi è sempre meglio dire una parola in più che una parola in meno. E quindi oggi con questa mozione vi chiediamo di essere ancora più espliciti e non solo di decidere insieme che cosa non permettiamo nelle intitolazioni della toponomastica del nostro municipio, ma più nello specifico di evitare in qualunque modo e di scongiurare l'intitolazione di una via Giorgio Almirante, perché io credo che questa città, che è stata ferita soprattutto dalla discussione sul nome di quel personaggio, debba essere risarcita e le scuse debbano passare dalla stessa porta da cui questa maggioranza in Campidoglio ha commesso un grave errore. Per questo vi chiediamo, come hanno fatto anche i vostri colleghi in Assemblea Capitolina, se davvero diciamo su questo siamo dalla stessa parte, di votare la nostra mozione per scongiurare l'intitolazione di una via di Roma, in particolare del settimo municipio, a Giorgio Almirante. Grazie. Altri interventi? Si possono fare emendamenti all'ordine del giorno? Lo chiedono al municipio quinto, ma io non c'è modalità per questa cosa. Così però. Consigliere Gunnella. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri. Io penso che oggi, diciamo, il tema pluriaffrontato sull'intitolazione alla via è uno spunto per affrontare un tema ancora più ampio, e l'abbiamo visto, ma si sta anche consumando, anzi si è consumato, uno dei più grossi fuori tema della storia del municipio, del settimo municipio, perché se noi andiamo a vedere un po'
il percorso, diciamo, registrato di questo Consiglio, più che di parlare della mozione e, se volete, anche del contenuto della mozione, che è fascismo, antifascismo, almirante, si è parlato dell'errore in Campidoglio del Movimento 5 Stelle. Quindi la maggior parte delle parole sono state spese in un fuoritema assolutamente politico, quindi io lo accetto totalmente, sull'errore del Movimento 5 Stelle. Per cui diciamo che era più bello veder dimostrato l'interesse e la passione verso il tema fascismo e antifascismo anche per i presenti e per chi ci segue, parlando di questo, non di Giorgio Almirante, per cui su cui, diciamo, ne sappiamo o ne sapete, perché poi c'è, diciamo, ha scorso in questo Consiglio una lena professorale, anche questa abbastanza storica. E, 4 anni fa, nel 2014, di questi giorni, perché poi evidentemente la mozione è stata proposta in Campidoglio non a caso, incontrando il giorno del compleanno di Almirante, 4 anni fa uno dei massimi esponenti del Partito Democratico, e tralascio la figura istituzionale che ricopriva, perché è sicuramente più noto a voi che a noi, e cioè Napolitano, ha elogiato questo signore parlando di Almirante come un rispettoso delle istituzioni, rispettoso delle istituzioni di questo paese, della Repubblica, ne ha esaltato l'arte oratoria priva di eccessi. Io ho studiato scienze politiche alla Sapienza con il professor De Felice, che non vi dico chi è perché lo sapete, che voi siete sicuramente più formati sulla storia, Renzo De Felice, e in quell'occasione, vicino alla facoltà di scienze politiche c'è giurisprudenza, lo ricordate, no? Quindi ricordate dei fatti, ricordate chi menava le mani, a proposito di oratoria priva di eccessi, Giorgio Napolitano, di porre, tantomeno voi, ci mancherebbe, le scuse rispetto a queste parole che a me raggelarono 2014, e raccolgo invece sia questo clamoroso fuoritema di oggi, assolutamente politico, parlando dell'errore 5 Stelle, che noi incameriamo, ma l'abbiamo fatto sin da subito. Per quanto riguarda le scuse, il settimo municipio, sempre perché si parla di mozione del settimo municipio, non della Raggi, si è espresso immediatamente, senza aver avuto indicazioni da parte della Giunta Capitolina e tantomeno della Sindaca, nella posizione fatta, scritto, stesura, cioè della mozione precedente. Abbiamo espresso quale vogliamo e vorremmo che sia la posizione di questo municipio al riguardo, quindi non staremo a chiedervi le scuse per un fatto che a me sembrò, guardate, non antistorico, perché studiare con De Felice si impara anche a non considerare queste cose antistoriche, ma assolutamente folle, ma capiamo che il core di questo atto che voi presentate sta esattamente nell'ultima parte, che sono le scuse che voi chiedete. Grazie. Ci sono altri interventi? Non mi ricordo. Sì, certo, consigliere Trotti. Grazie Presidente, ma in realtà le scuse non sono da fare ad una parte politica, le scuse sono da fare ad una città intera che si è preoccupata ed indignata di fronte a quella votazione. E non c'è niente di più politico in quella votazione che ha generato il vostro atto, che è stato votato in precedenza a questo, esattamente questo, che hanno pari dignità, glielo ricordo, e anche pari valore. Se è vero che stiamo dalla stessa parte, non c'è un pezzo che è in questo caso l'opposizione, in questo caso mi dispiace dirlo, dell'opposizione guardiamo sempre solo al Partito Democratico in quest'Aula, che evidenzia come quell'errore sia stato
appunto evidente e sul quale la stessa Assemblea Capitolina ha dovuto correre ai ripari, e non ci trovo assolutamente niente di male se questo municipio ha più voci e anche da più parti si prende la responsabilità di dire che quell'errore è stato talmente grande che le scuse non si fanno al Partito Democratico, non si devono fare al Partito Democratico. Il Partito Democratico non le chiede per se stesso, le chiede per una città, per tante associazioni che hanno dato alla sindaca Raggi la loro preoccupazione, che la stessa sindaca poi ha incontrato anche in aula, alla comunità ebraica, perché al di là di tutto, quando si vuole elogiare in un modo o in un altro una figura che metteva al primo posto gli italiani, parole che anche ricorrono spesso anche nel nostro municipio, ne abbiamo già parlato, quando si è stati fautori nel 1938 delle leggi razziali, è un problema per la città di Roma, non è un problema per il Partito Democratico. Il Partito Democratico deve fare la sua parte nel momento in cui si rende conto che c'è un indirizzo che è evidente che va in controtendenza con i principi costituzionali, ma anche con i valori fondativi di questa città, Roma città aperta, e soprattutto si mette al fianco di tutte quelle forze democratiche e antifasciste che sono nelle aule consigliari municipali, ma anche in Assemblea Capitolina. Non c'è stato niente di male, e questa discussione è abbastanza surreale, anche a partire dalla richiesta di volerla ritirare, perché questo non è successo neanche in Assemblea Capitolina, talmente è stato evidente alla stessa maggioranza, il Movimento 5 Stelle, dell'errore che è stato commesso, perché è stata votata l'atto a prima firma della sindaca Raggi, quindi del Movimento 5 Stelle, è stato portato alla votazione uno stesso atto presentato da Fassina e dal Partito Democratico. Niente di strano. Quando si vuole ribadire un concetto, quando si vuole spiegare che questa città non prenderà un'altra piega, non passa quel vento. Mi dispiace che il consigliere di Fratelli d'Italia si preoccupa e lo riprende, però non ci piace. E lo abbiamo ribadito anche in un ulteriore atto che discuteremo tra poco, per dire quanto si può dire no a quelle forme di estremismo che, io ripeto, invece hanno un colore politico, e lo dobbiamo dire che hanno un colore politico, perché altrimenti rischiamo di creare una massa indistinta, dove c'è probabilmente chi forse l'occhietto un po' lo strizza da una parte e quando serve lo strizza pure a quell'altra, perché poi nella mescolanza delle masse, quando non c'è un'ideologia che prevale sull'altra, è troppo facile mescolarsi. Troppo, si strizza l'occhietto da una parte e una volta si strizza da quell'altra, e così diciamo che non esiste né destra né sinistra. Quell'atto votato è di destra, perché l'ha presentato Fratelli d'Italia, perché ha voluto valorizzare un suo esponente, basta. Cioè, ma che vogliamo dire? Vogliamo pure l'evidenza, è qua. Cioè, la mistificazione di quello che succede è fantastico, è fantastica. Dopodiché, veramente, non vogliamo dilungarci troppo in una discussione che abbiamo approfondito, però aveva ragione la consigliera Biondo, ci sono degli spunti, anche storici, che aiutano a ricostruire esattamente e anche a ridirci perché è no, e perché abbiamo la necessità oggi di ripresentare, di riportare quei valori antifascisti al centro delle nostre discussioni, perché altrimenti sennò non avrebbero senso neanche le nostre belle manifestazioni, le nostre belle inaugurazioni di spazi o simboli che ci sono sul nostro territorio, perché a volte bisogna prendersi la responsabilità anche e soprattutto politica. Noi siamo consiglieri eletti, la responsabilità politica passa da qua, dal consiglio, sennò che vuol dire che l'aula è sovrana? Che vuol dire? Se non siamo noi, che siamo rappresentanti delle forze politiche che sediamo qui, a doverci prendere la responsabilità di dire che quello è no, perché appartiene ad una cosa che, anzi, non appartiene alla mia identità, ad uno schema identitario. Non ci trovo assolutamente niente di male. Rivendicare ulteriormente rispetto, e perdonatemi però, è troppo facile dire che si strumentalizza.
quando l'errore tra l'altro è stato anche il vostro, che vogliamo strumentalizzare, è uscito su, cioè, talmente evidente, sì è stato un errore, basta, poi non è che lo devo ribadire più volte che avete fatto voi, sì, che non è che cambia la sostanza, per me è molto più importante dire che invece a quell'errore si sta cercando di riparare e si è già riparato. Per me è molto più importante il passo indietro che il passo che è stato fatto, perché se mi dovessi fermare a quel passo, solo a quella roba lì, sarebbe da... veramente bisognerebbe vergognarsi. E invece è giusto aver ribaltato quella votazione. Ora, credo che le scuse, sperando che abbiamo scongiurato una volta per tutte l'intitolazione di questa strada a Giorgio Almirante, io penso che chiedere, diciamo, riportare la nostra contrarietà, ma anche perché il settimo municipio, ce lo siamo detto prima, ha una storia particolare. Quando abbiamo detto che nel 2004 c'è stata data quel riconoscimento, è perché un pezzo del nostro territorio si identifica con la strage del rastrellamento del Quadraro. E noi lì dobbiamo stare, per quello che mi riguarda, e rivendicarlo e ribadirlo una, due, tre mozioni, tre ore, due ore, ma quanto serve? Le aule consigliari fanno anche questo, fanno discussioni politiche su questioni e soprattutto cercano di dare un indirizzo avverso e contrario se capiscono che la direzione che si prendono è esattamente sbagliata e lontana da quello che vorremmo fare. Quindi non ci trovo niente di male, non voglio certo pensare che perché lo presentano le opposizioni oggi diciamo che questa è strumentale, mentre quella che c'era prima aveva non so quale altra miracolosa diciamo, caratteristica in più da non poter dire che entrambe tendono a rivendicare un no secco e rimettono al centro della nostra discussione i valori antifascisti e costituzionali che ci sono nella nostra disposizione normativa e nella nostra Costituzione. Addirittura ci faremo dopo, con la discussione successiva, un passo in avanti quando vogliamo addirittura inserire negli ordinamenti, cosa che ha detto anche la sindaca. Vogliamo inserire nello statuto di Roma Capitale i principi e i valori antifascisti. Benissimo, facciamolo. Noi da quella parte ci stiamo da sempre. Per qualcuno è noto, per qualcuno dell'opposizione è noto, tant'è che quando dice estremismi gli piace, perché estremismo è pure, no? E quindi, no? Mettiamo tutto sotto il cappello dell'estremismo. No, attenzione. Quindi oggi parliamo di altro, parliamo di un momento che ha visto la città divisa e arrabbiata e preoccupata, anche perché a me sinceramente hanno preoccupato poi tutta la sequenza di uscite che ci sono state, no? Appunto, quando poi oddio si precipita sui censimenti etnici e poi si precipita su lasciare, no? Quando la direzione è questa, no. Credo che le istituzioni si devono prendere una responsabilità e devono mettere i punti fermi, non ci trovo niente di male. E il punto fermo è che da quella roba lì non ne possiamo fare a meno. Sono valori fondativi della nostra Costituzione e dai quali non possiamo più prescindere. Se ci vengono anche i dubbi, allora forse la lezione che c'è stata qualche giorno fa non ci è servita a niente, possiamo ricadere, addirittura a un certo punto, mi perdoni consigliere, forse l'avrò interpretato male, ma ho capito che addirittura avevate fatto quasi bene, visto che insomma Almirante era una figura abbastanza discussa nel nostro paese dal punto di vista storico. No, sbagliato, scusa, le chiedo scusa, ho capito male. No, quindi preso atto che quello è scaduto il tempo. Sì. È scaduto il tempo. Sì. Chiudo. Dopo che abbiamo visto quell'accesa discussione, insomma, è scaduto il tempo. Sto chiudendo l'intervento, se posso, 30 secondi. Detto questo, se abbiamo messo un punto a quella decisione sbagliata che è stata presa, credo che oggi possiamo solo fare dei passi in avanti, delle sintesi, come si diceva una volta in un grande partito che qualcuno ha citato prima, e Togliatti diciamo ne sapeva qualche cosa, delle sintesi avanzate che danno dignità alla politica e ai rappresentanti delle istituzioni. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Sì, così mo levo sto dente e finisce la storia. Allora,
stiamo cercando di capire che a Roma c'è un dramma che emerge da questa intitolazione di questa strada. Allora io dico, forse il 5 Stelle dovrà risolvere questo problema, ma non qui a questo livello, lo dovrà risolvere a livello nazionale, perché il vulnus sta lì, perché quando uno parla di dittature pensa di aver detto tutto, però invece giustamente la collega dice ci sono dittature e dittature, giustamente, un conto è essere antifascisti e un conto è essere anticomunisti, capito? Perché comunque, però il vulnus è questo, se state al governo mettete pure la legge, capito? Cioè che essere comunista è reato, probabilmente dalla prossima consigliatura riusciremo a parlare un po' più serenamente, perché se no sembra che ci sia una verità assoluta che faccia la differenza rispetto a un'altra. Se si condanna, si condanna. Un giudice non guarda se uno è bianco, rosso e verde, se è sbagliato paghi. Quindi questo dovrebbe essere il ragionamento, però siccome è rimasto poco dal punto di vista politico da portare avanti, ci attacchiamo a questi tipi di ragionamenti che comunque io per una città come Roma vorrei comunque difendere, vorrei portare avanti, vorrei portare quei valori antifascisti a dare a Roma, io lo vorrei fare. Certo, però se però il valore antifascista è quello di aver fatto esecuzioni sommarie portate a guerra finita, mi sembra insomma che de valore ce n'abbia poco. Se dire che essere antifascisti significano le stragi, gli omicidi degli anni 70, derivato dall'odio politico, mi sembra una risposta che non abbia grande forza. Quando uccidere un fascista non è reato, mi sembra insomma una cosa un po' complicata. Oppure i valori antifascisti sono quelli di alcuni centri sociali che devastano intere città o aggrediscono le forze dell'ordine, questo pure sono valori che si danno a una città. Allora, io l'ho detto prima, la battuta è questa, cerchiamo un'altra istituzione, perché stiamo, sfortunatamente per voi, quindi per chi fa politica, dentro l'Istituto Luce, che è stato creato negli anni 30, quindi anche la sede è impropria secondo me. E invece di dire appunto di guardare avanti e di provare a capire, no, come si possa difendere una realtà romana, ovviamente tutta Italia, ma non una realtà romana perché parliamo di Roma, non siamo qui, è un municipio settimo da un'intitolazione, io mi chiederei il problema, capito, se fossi, non la diamo al Mirante l'intitolazione, non cambia la vita, probabilmente non, neanche gliene poteva fregare di meno. Ma se però poi facciamo un mea culpa negli anni, per cui quelle strade che ho detto prima che esistono, oppure che ne so, fra qualche anno ci sarà da dare una strada in Grao, perché in Grao meriterà una strada, a Dario Fo, ma io ci voglio stare, voglio capire quando fra qualche anno qualcuno dirà a Dario Fo merita una strada, c'ha pure il premio Nobel, no? Poi ci scordiamo da dove è partito. Allora a che serve dire qualcosa di questo tipo? Io non mi rivolgo al Partito Democratico perché fa il suo gioco, fa la sua parte politica. Come noi l'abbiamo fatta in Campidoglio, certo, era un rappresentante della destra sociale che ha fatto la storia, come c'erano pochi rappresentanti a quell'epoca, negli anni 70, che facevano la politica, non è che ce ne stavano 50.000, c'era gente che, no? Destra, sinistra, centro, c'erano tre partiti, tra virgolette, per cui al di là dei colori c'era gente che sapeva fare politica, che rappresentava un certo diciamo, sentore, una certa popolazione, no? Anni duri. E noi ne siamo usciti fuori e adesso stiamo facendo chi più e chi meno, facciamo mozioni dove si dicono anche i virgolettati, si mettono i virgolettati, io ho qui un virgolettato che ci metto 8 minuti a leggerlo su Togliatti, ma che vuol dire? Ma che ci facciamo? Allora è un gioco politico, l'ha detto bene il consigliere, bene, sta a voi, noi non ci caschiamo nel gioco politico, se ci cascate pure voi, bene, è un problema vostro, se non ci cascate probabilmente tenete la barra dritta, perché dire che
non è permesso questo, e ripeto, il vulnus, mi raccomando, cioè adesso con un nazionale risolvetelo, mettete pure antifascista, anticomunista, così è finita per tutti. Cambiamo, voltiamo pagina, andiamo avanti, ok? Perché non può essere che poi qui il Partito Comunista è una cosa normale, no? E non è che comunque il Partito Comunista e i comunisti non hanno fatto dittatura, Però va bene, è più facile riempirsi la bocca per dire no, fascista. Ma poi a noi questa roba non ci tocca, cioè noi siamo nati successivamente. È come quando a qualcuno gli dice, però lei è di destra, rappresenta, ma io non c'ero, io voglio fare un altro percorso. Certo, la storia aiuta, deve aiutare e deve difendere cose, dei principi sani, incontrovertibili, però deve essere utile andare avanti, non tornare dietro e aggrapparsi con tutte le forze a quelle cose, a quelle nomee o a quegli aggettivi che comunque tengono, no? E danno forza per dire io so contro il fascismo, io di qua, di là. E poi neanche, cioè, neanche sa che cosa è successo. Io avrei più, come si dice, rispetto per quelli che l'hanno passato e che hanno avuto questa esperienza, le famiglie, cioè quello che è stato tramandato, per l'amor di Dio. Cioè quando si succedono queste cose non sono cose che si scordano, si dimenticano. Però da parte di questa parte politica c'è l'apertura a capire, a andare avanti. Da alcuna parte politica però, capito, non è che uno si fa l'occhietto da una parte all'altra, ci sono però ancora radicamenti, non si va oltre. Il PD non è il PD, il Partito Democratico, è il PC, il PDS, stiamo sempre lì. Ma dove andiamo avanti con questa democrazia? Non hanno parlato. Ma no, ma questo voglio per dire. Per favore, no? Facciamo. Io rispetto, rispetto tutto, perché non mi sembra che poi non sia proprio. Sì, qualcuno che comunque poi ammette anche di dire cose diverse o di aver coraggio di votare cose che qualcuno non voterebbe, però voglio dire, andiamo avanti, no? Non ci fossilizziamo. Io posso, ho votato contro quella del 5 Stelle, però l'ho anche un po' capita. Certo, è il giochetto che non dovete permettere dal Campidoglio di fare una cosa del genere, però un po' l'ho anche capita. Certo, ho votato contro perché mi avrebbe dato più soddisfazione politica evidenziare alcuni aggettivi, alcuni termini, però va bene, ci sta nella dialettica. Ma questa mi sembra proprio una cosa contro uno che ha fatto, è come se avesse fatto, capito, cioè le sparatorie ai muri, cioè non lo so, mi sembra una cosa eccessiva. Probabilmente serve a loro, serve avere questo tipo di posizionamento, ma è un problema del Partito Democratico. Quindi voglio dire, a questo punto, cioè tutto è un po' relativo, no? E quindi rimango un po' con l'amarezza di aver assistito oggi a un consiglio che comunque invece di entrare probabilmente nella dialettica politica specifica e positiva si arranca, si difende, si arrocca, sembra che stiamo a giocare a scacchi, no? Si arrocca dietro situazioni che comunque sono di 50, 60, 80, 100 anni fa. Grazie. Altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, vede Presidente, credo che intanto volevo dire una cosa importante, che forse io non credo che oggi si sia capita. Io, guardi, ho ripreso un'altra volta la mozione che abbiamo approvato prima, perché forse non mi sono spiegato bene, forse perché evidentemente o non mi sono spiegato bene, ma a quanto pare non si è spiegato bene neanche prima il consigliere Cunnella, che è stato veramente ineccepibile. Io veramente, consigliere, davanti a quella dichiarazione non so che dire, perché giustamente ha specificato bene, capisco forse un po' troppo fine la cosa, magari non si capisce per questo. Ma io qua non leggo da nessuna parte Almirante, cioè noi tutt'oggi che stiamo parlando di Almirante, ma non lo leggo da nessuna parte. Allora, abbiamo spiegato bene una cosa, forse, ripeto, l'aveva detto anche prima il consigliere Rinaldi,
che si parlava dell'antifascismo, ma anche di idee antisemite e razziali. Ma quindi capisco pure che se uno non vota a favore di questo è perché evidentemente la discussione è andata sotto altri meandri che alla fine non si è capito bene il significato, perché qui non si sta parlando di Almirante. Allora, vedete, spesso e volentieri si casca in giochetti politici di strumentalizzazione, poi mi si viene a dire che non è strumentalizzazione, e quando realmente lo è, perché questo qua, quest'atto che invece è stato portato adesso, non è nient'altro che l'ennesimo attacco alla sindaca. Questo va né più né meno a riscontrare con quello che era successo in aula al Campidoglio. Poi può succedere, va bene, è un errore, qual è il problema? Si può sbagliare, l'importante è che poi uno torna sui suoi passi. E io credo che invece delle scuse, una presa di posizione come quella che è stata fatta dalla sindaca vale molto di più di una scusa, perché io delle scuse non ci faccio niente, degli atti concreti me ne faccio, e come. Allora, e vorrei concludere perché non mi va, se ne è parlato anche troppo e non mi va di andare oltre, perché potrei dire l'articolo 3 della Costituzione, potrei dire tante cose, però dico, se si chiede alla sindaca, quindi uscendo fuori dal contesto di quello che è la mozione, di chiedere scusa, la stessa cosa la dovremmo chiedere a Renzi, che lo dovrebbe chiedere a tutti gli italiani. Grazie. Sono altri interventi? No, dichiarazioni di voce, c'è un intervento? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, sì, solo per a un ordine. Un attimo, mi dispiace, mi sono appena accorta che è il caso di estendere il consiglio perché abbiamo sforato l'ora, quindi no, può rimanere anche in piedi, era solo per dire questo, io andrei avanti a oltranza se non c'è problema e continuare a votare gli atti. Grazie Presidente. Colleghi, allora solo un piccolo chiarimento su una delle imprecisioni che sono state riportate prima, e vorrei leggere una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno che recita: qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali in quanto palesemente discriminatori. Il nostro obiettivo è individuare e contrastare tutte le situazioni di illegalità e di degrado ovunque si verifichino, in modo di tutelare la sicurezza di tutti i cittadini. Per quanto riguarda le comunità rom, vengano iniziative peraltro già sperimentate negli anni in varie città italiane, mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici, alla luce del fatto che non di rado vengono tenuti lontani dai percorsi obbligatori di istruzione e formazione cui ogni minore ha diritto. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? No. Consigliere Giannone? Grazie Presidente. Il gruppo Movimento 5 Stelle voterà contrario a questa mozione per un semplice motivo, ed è il motivo per cui aveva chiesto al Partito Democratico di ritirarla, in quanto nei suoi impegni sostanzialmente risulta essere superati, non perché non condivida il succo, il nocciolo della questione, che mi sembra voglia essere quello di affermare un principio, quello di non intitolare una via a Giorgio Almirante, perché nella mozione che abbiamo presentato, essendo Giorgio Almirante stato fascista e promotore delle leggi razziali, e avendo noi impegnato in quella mozione la Presidente a non intestare, a farsi promotrice per non intestare
vie, strade, toponimi e quant'altro a persone che fossero, diciamo, in qualche modo vicine al partito fascista e comunque sia legate a valori, diciamo, invece che esprimessero valori razzisti e antisemiti, è chiaro che questa è una, un'impegno che cade, nel senso che noi non ci vogliamo fermare neanche solo a Giorgio Almirante, perché non è neanche una questione personale, ma è verso il ruolo, verso la funzione, verso l'idea che il personaggio ha nella storia, ha avuto nella storia. E riportare alla sindaca di Roma la ferma contrarietà del municipio mi sembra, come dire, superatissimo come tema, in quanto è stata la sindaca stessa e i consiglieri stessi, come ho già ripetuto, ma come è evidente da ciò che è stato, perché è stata gli stessi consiglieri capitolini e la sindaca stessa, avendo dato seguito a un atto di impegno formale, non hanno bisogno che qualcuno gli dica: oh, attenzione, hai fatto un errore. Lo abbiamo capito, lo hanno capito da soli. Lo hanno capito da soli. Terzo motivo, perché, ripeto, a parte che c'è un comunicato dell'ANPI che dice che in qualche modo riconosce il valore della mozione, del passo indietro, e quindi il terzo punto, le scuse, la sindaca li ha poste alla cittadinanza in una personalmente, con un atto formale, ripeto, con quell'atto di cui si parlava prima, quindi con la mozione ex articolo 58 che tutti ormai conoscete. Quindi secondo noi questo atto non ha, ripeto, più una valenza, essendo stato votato comunque un atto leggermente più ampio e poi esteso, che sancisce, che in qualche modo impegna la presente a non intitolare vie, non scaduto il tempo, a tutti quanti personaggi che in qualche modo fanno riferimento all'ex, al disciolto partito fascista, eccetera eccetera. Per questo motivo il gruppo Movimento 5 Stelle vota contrario, ripeto, per un fatto, come dire, non nel merito, ma perché è caduta, diciamo così, la valenza di questo atto stesso. Grazie. Ci sono... Grazie Presidente. No, io rimango sconcertato dopo tutto quello che ci siamo detti su questa posizione. Non basta, capogruppo dei pentastellati, non basta quello... una oppure le posizioni che sono dette a voce, la carta canta. Cioè, penso che rispetto al punto di partenza, che mi sembrava condiviso, anzi io pensavo sostanzialmente che non ci fossero proprio problemi a votare due atti che hanno lo stesso indirizzo e hanno la stessa intenzione, assolutamente, non importa da quale pulpito arriva la predica, non importa. La direzione è giusta e l'ha detto prima lei, ma l'ha detto molto acutamente il consigliere che vediamo poche volte in quest'Aula, e mi rallegro di vederlo. Mi dispiace che altri consiglieri autorevoli non abbiano poggiato espressioni per dire l'importanza di votare due atti contestualmente. Si rafforza quello che lei vuole dire, a prescindere dalle scuse che l'ha fatta e non l'ha fatta. Non è, stiamo parlando di una cosa che è molto più importante di quello che lei ha pensato di addossare adesso all'impegno. Io rimango veramente sconcertato che le posizioni assunte dal partito 5 Stelle, partito, movimento, rispetto a due atti così importanti, possono avere, una volta gli diamo il semaforo verde, l'altra volta gli diamo il semaforo rosso. Assolutamente no. Dico, perché se ci ritroviamo a condannare in modo unitario questa scelta scellerata? Via, io dico, ormai la dichiarazione di voto è fatta, ho atteso proprio curioso, ma soprattutto per il rispetto che ho di questi argomenti così importanti per questo territorio, e per questo voto convintamente questo atto.
e anche se ce ne fosse un altro lo voterei, aspetterei sino a mezzanotte per votarlo. Grazie. Vi invito comunque a ripensarci sull'atto. La posizione che ci è stata esplicitata adesso ci dispiace perché probabilmente denota anche la poca attenzione alla mozione che abbiamo depositato. Probabilmente forse una lettura un pochino più approfondita avrebbe aiutato e avrebbe anche portato ad una scelta diversa. Pertanto ribadire anche con una mozione votata e portata dal Partito Democratico che siamo contrari a chi ha dichiarato che il razzismo è il più vasto e coraggioso riconoscimento di sé che l'Italia abbia mai tentato. Chi teme ancora oggi che si tratti di un'imitazione straniera non si accorge di ragionare per assurdo, perché è veramente assurdo sospettare che il movimento inteso a dare agli italiani una coscienza di razza possa servire ad un asservimento ad una potenza straniera. Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia e sia viva in tutti la coscienza della razza. Stiamo parlando e avete fatto un errore su questa roba qui e ribadire ancora una volta che su questa roba qui siamo uniti come vi abbiamo dimostrato noi a dire no, veramente io non ci trovo niente di spregiudicato dal punto di vista politico. Veramente no, e potrei continuare perché quello che abbiamo, le estrapolazioni di quello che abbiamo deciso di inserire in questa mozione sono significative per questo. E quindi è superato che cosa? Se siamo oggi nel 2018 a riparlare di Giorgio Almirante, è superato da chi? Qualcuno dice di voler guardare avanti quando poi presenta una mozione di una persona che ha fatto quello che ha fatto nel nostro paese negli anni 40, negli anni 30 e vogliamo guardare in avanti, ma glielo dica la sua forza politica, a Fratelli d'Italia. Che non è un dialogo. Esatto, non è un dialogo, sto parlando, quindi così, per favore Presidente Giuliano, se vogliamo dire no tutti insieme... Io non capisco perché una vale meno di un'altra. Ancora una volta, nonostante le insistenti richieste di fare dei passaggi di collaborazione reciproca e le insistenti richieste al gruppo del Partito Democratico, ovviamente l'opposizione che non collabora siamo noi, sappiatelo, di fare e di costruire un tracciato, un sentiero insieme, io pensavo che su questa roba veramente io non ho avuto un briciolo di ripensamento nel votare la vostra. Veniva prima, veniva dopo, era superata. Niente è superato se è successo quello che è successo. E ribadire con due mozioni in un'aula che quello che c'è stato tempo non scaduto. Si può ripetere, non lo trovo sinceramente ridicolo e neanche spregiudicato dal punto di vista politico. Detto questo, ovviamente il Partito Democratico riconfermerà la posizione e quindi voterà favorevole perché è sempre dalla stessa parte, quindi quando ci saranno mozioni in cui si vorrà ribadire il carattere antifascista di questa città, di questo municipio e di questo paese, noi ci saremo sempre, a differenza di qualcun altro. Richiamo al regolamento? No, beh... per dichiarazione di voto. Certo. Sì, io sono sempre e per sempre dalla stessa parte con qualche d'un altro, sarò curioso di vedere fra qualche anno, perché se ci avremo tempo di andare avanti e vivere, mi ricordo i consiglieri che saranno qui e sono convinto che fra qualche anno Pietro Ingrao una strada gliela daranno o a Dario Fo una strada gliela daranno, e voglio capire come voteranno certi personaggi. E certo, perché da che parte? Sì, neanche lei può interrompere, perché non la possono interrompere altri, ma neanche comunque, lei deve. Perché comunque il discorso qual è? Che il Pietro Ingrao è partito... Consigliera, è partito. Biondo, non può interrompere! Se lei continua sarò costretta. Se lei continua sarò costretta, perché non dovete essere interrotti voi e non dovete interrompere chi è di opinione diversa, perché altrimenti si chiama essere fascisti quello che non vi piace. Andiamo avanti. Consigliera Vitrotti, due ammonizioni. Consigliera Vitrotti, mi scusi, ce l'ho nella testa, evidentemente. Sì, sì. Biondo, la Vitrotti, la seconda ammonizione.
Consigliera Biondo, seconda ammonizione, alla terza purtroppo, ahimè, la dovrò far uscire. Allora, grazie Presidente, non serve questo, serve il fatto che ho imparato solo una cosa io, da quando sto qui in quest'aula, che la politica anti non è personale, anti, cioè non è una cosa personale, perlomeno, almeno questo, quando uno rappresenta un'idea lo dice perché fa parte di un ragionamento, ma non è che uno ce l'ha tra le persone, quindi è antipersonale. Quindi non è un problema verso i consiglieri, è un concetto che uno fa e quindi diciamo esprime il concetto politico di rappresentanza. Detto questo, voglio dire, se ho fatto dei nomi è perché ho letto delle cose e quindi, no, voglio dire, la base di partenza non è tanto diversa perché è scritta, poi dopo le sfumature possiamo mettere quello che ci pare. Quindi sarò curioso a suo tempo, per questo, per questa polemizzazione, per questo eccessivo meccanismo politico, per questa eccessiva strumentalizzazione, io capisco che il PD debba comunque incassare qualcosa dal punto di vista politico, fa il suo lavoro, noi abbiamo fatto il nostro, se loro fanno il loro, ognuno fa il proprio. C'è niente da, ma io non mi sento da angosciato da dover convincere, capito così, in modo animoso una parte politica che ha una sua idea. Io dico quello che devo dire, se qualcuno la condivide è bene, se no ci sono i voti e finisce la storia. Non ce l'ho con chi dice le cose, perché non sono cose personali, rappresentiamo comunque un sentito dire, una manifestazione, un pensiero e cerchiamo di portarlo avanti, coscientemente, cioè convintamente, ma non è che ci sia del personale, ci mancherebbe altro, per cui io voto contrario. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì? La mozione viene respinta dal Consiglio con 13 voti contrari e 5 favorevoli. Passiamo al punto successivo. Mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Gugliotta, Stelitano, avente ad oggetto attuazione della 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione. E continuiamo. Cerchiamo di chiedere un impegno che va oltre, perché qualcuno prima ricordava che ci sono state anche diverse manifestazioni sul nostro territorio. Nell'autunno scorso, se non sbaglio, insieme al coordinamento antifascista e antirazzista di questo municipio ci siamo ritrovati anche alla presenza della Presidente Lozzi, dell'AMPI e di altre organizzazioni, eravamo in Piazza Re di Roma per ritrovarci in un momento collettivo e gridare anche lì un necessario segnale di allarme che qualche cosa sul nostro territorio stava cambiando. Da lì, diciamo, ci eravamo lasciati anche con una necessità di mantenere l'attenzione alta su questo fronte e cercare di arginare in tutti i modi, in tutte le maniere possibili, l'amministrazione avesse, diciamo, nelle sue competenze il dilagare di atteggiamenti, comportamenti, violenze di evidente stampo razzista, veri e propri episodi di discriminazione e di violenza che sono avvenuti nelle vie dei nostri quartieri, non ultimo è stato quello del gravissimo atto che si è verificato nel pomeriggio di sabato 16 giugno presso il mini market di via Raffaele De Cesare, in cui un giovane bengalese stava chiudendo il negozio e un branco di ragazzi, poi qualcuno dice che fossero semplicemente slavi un pochino ubriachi, ma di fatto resta l'aggravante razziale, hanno deciso di colpirlo con un bastone al volto.
La risposta ovviamente del territorio non si è fatta attendere, quindi nasce una catena di solidarietà che lancia già il primo segnale, i primi rigurgiti di questi atteggiamenti che purtroppo non sono nuovi nel nostro municipio. Perché l'abbiamo già detto in un'altra discussione, è ormai nota l'occupazione abusiva dei locali di via Taranto da parte di Forza Nuova, è nota e sono noti purtroppo i continui manifesti di H. Larenzia che vengono continuamente affissi e continuamente restano lì in attesa di essere rimossi, aumentano le intimidazioni che avvengono in alcune sedi di partito, nelle associazioni, si ricorda quello che è avvenuto in occasione della presenza di Federica Angeli in occasione di una discussione congiunta nella sede dell'AMPI di via Saluzzo, continue svastiche, continue manifestazioni e simboli che sono costantemente segni di evidente necessità di intimidire e marcare il territorio, fino ad arrivare alle cose più gravi. Prima parlavamo delle giovani generazioni scolaresche che si organizzano perché vengono arruolate per andare in giro a scorrazzare, a fare delle ronde sul nostro municipio. Era esattamente questo quando dicevamo che non basta dire no agli estremismi, ma bisogna dare un nome alle cose. È passato del tempo, sono passati dei mesi, è evidente che necessitiamo tutti di fare un passo in avanti rispetto a quanto sta accadendo e è necessario, così come si fa in alcune amministrazioni comunali, così come è avvenuto tra l'altro in un altro municipio di Roma, non governato da quelli brutti e idioti del PD, ve lo comunico, che l'impegno dell'amministrazione municipale si può tradurre anche in atti che tentano di arginare il dilagare anche all'interno dell'amministrazione di queste forme di violenza razzista e xenofoba. Quindi l'impegno è quello di evitare affinché di impegnare la Presidente affinché la partecipazione a qualsiasi bando municipale da parte di associazioni, società e organizzazioni dovrà essere vincolata alla dichiarazione con la quale il richiedente ed eventuali terze parti comunque coinvolte attestano di riconoscere e rispettare la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana e successive norme di legge, a pena di esclusione o successiva revoca per il non rispetto della norma sopracitata. A veicolare verso gli organi istituzionali e amministrativi competenti l'indicazione di porre particolare attenzione nel rilascio di nulla osta per aggregazioni temporanee per manifestazioni, conferenze o incontri a soggetti che violano anche tramite l'utilizzo di social la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana. Ricorderete tutti quella massa che ha attraversato via Appia Nuova in occasione di H. Larenzia. A mettere in atto ogni forma di collaborazione e coordinamento con tutte le autorità competenti, che non fosse per il fatto che si svolge ogni anno, ma quello che è successo quella giornata, cioè a dire quasi il recupero dell'apologia fascista è un complimento, perché abbiamo visto braccia alzate, abbiamo visto magliette nere di inni precisi, intimidazioni per tutto il giorno, per tutta la settimana precedente e anche per i giorni a seguire, sui muri che circondavano via H. Larenzia, largo Oriazzi e Curiazzi, via di Santa Maria Ausiliatrice, ve li potrei elencare tutti, li abbiamo anche segnalati e abbiamo anche richiesto una rimozione immediata. A mettere in atto ogni forma di collaborazione e coordinamento con tutte le autorità competenti e con le forze di polizia, anche attraverso l'Osservatorio Territoriale per la Sicurezza, nel costante monitoraggio dei fenomeni criminosi e nella predisposizione di progettazioni a favore della sicurezza urbana e della legalità, mantenendo alta l'attenzione sul problema della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico, a seguito dei continui atti di violenza e intolleranza xenofoba che si stanno ripetendo sul territorio del settimo municipio. Qui ci potremmo mettere quello che è successo alla Romanina, qui ci potremmo mettere quello che succede quotidianamente purtroppo sulle vie del nostro municipio. Ecco, rispetto a questo noi non possiamo più essere silenti e io ringrazio, perché non l'abbiamo fatto fino adesso, l'AMPI, che tra l'altro è anche qui, perché si è messo anche
alla testa di questa battaglia e anche pagandone un prezzo a volte, insieme a tante altre associazioni che liberamente si sono riunite e hanno deciso di dare una risposta. Quindi quel coordinamento è stata una prima risposta spontanea. Credo che l'istituzione però debba fare la sua parte e chiediamo pertanto a questo municipio di esprimersi in modo netto e chiaro nei confronti di quanto ho appena narrato. Vi ringrazio. Altri interventi? Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Allora, passiamo a questo punto alle dichiarazioni di voto, se non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Io, consigliera Biondo. Scusi Presidente, solo per ribadire che chiaramente il Partito Democratico è favorevole, ma su un argomento così importante sul quale oltretutto fino a poco fa ci avete sfidato a fare delle proposte concrete, eccole le proposte concrete, vorremmo sapere che cosa pensate. Nessuno di voi ha niente da dire, ma io sono senza parole. Una dichiarazione di voto che all'inizio. Allora, ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono dichiarazioni. Ah, consigliere Giuliano. Sì, grazie. Prendo la parola nella dichiarazione perché sarebbe comunque dare sponda a un pezzo di politica ovviamente. Dirottata tutta da una parte, e quindi quando io cerco di essere equilibrato e cerco di capire quello che c'è scritto, poi dopo però mi mancano i pezzi e quindi personalmente mi trovo in difficoltà, no? Ho letto attentamente e poi mi manca il discorso di dire perché dovrei votare questo quando si parla di un branco, di un'aggressione che non si sa neanche di chi sono questo branco, perché non è stato accertato niente di questo, però poi si deve dare la sensazione che ci sia qualcosa che non funziona di un certo tipo politico. È nota la situazione che esiste sul nostro municipio, in senso generale. Questo municipio non è che ce lo ricordiamo oggi, forse qualcuno non lo conosce perché non ha fatto politica da qualche anno, ma questo municipio è stato denominato il municipio dove tutto era permesso. Quindi voglio dire, adesso ci ricordiamo che esiste questo problema, certo, quindi la sicurezza, avvertiamo tutti, però poi consideriamo anche il fatto che è nota l'occupazione dei locali in via Taranto, è nota l'occupazione in via Assisi, è nota l'occupazione in via Calarenzia, però poi non ci ricordiamo che è nota l'occupazione della stazione Tuscolana, che è nota l'occupazione l'881 officine resistenti, che è nota l'occupazione cortocircuito, che è nota l'occupazione Lucio Sestia, che è nota l'occupazione Spartaco, che è nota l'occupazione Officine Popolari, che è nota l'occupazione, ci sono 25 situazioni qui che è nota l'occupazione. Allora perché mettiamo è nota l'occupazione se dobbiamo invece mettere in evidenza la sicurezza? Perché direzioniamo politicamente un messaggio intelligente, okay, da tramandare sul nostro territorio se mettiamo che ci stanno le occupazioni di 3 locali contro 45 di una certa fazione politica? Perché? Perché essere così pedestuosi? Poi uno deve votare un discorso, ma chi vota? Ma voi però il problema è che non volete ottenere un risultato, voi volete mantenere una posizione, e allora è un altro ragionamento. Se volete mantenere la posizione, Fratelli d'Italia non vota. Ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Giannone? Grazie Presidente. Io mi stavo chiedendo se basti quindi una dichiarazione dentro un bando per porre fine agli atti di violenza, se fosse così la metterei subito. Il tema è un altro e il motivo per cui noi voteremo contrariamente a questa mozione è che è una mozione che non, diciamo, superflua,
È superflua. Sì, perché non è un colloquio, fate finire la dichiarazione. Non lo sapete? La lex superior inferiori derogat, cioè la Costituzione è la massima espressione, cioè io come posso mai scrivere dentro un atto sì, però ti impegni a rispettare la Costituzione? Ma scusate, ma vi rendete conto di quello che scrivete? Cioè, questo è il tema. Allora, io capisco che c'è una voglia di affermare appunto una posizione, un concetto, e lo capisco. Allora facciamo degli atti che vadano in questo senso, ma che abbiano un senso. Ma possiamo scrivere dentro un atto amministrativo, no? Che dichiaro di riconoscere la Costituzione, e se non lo dichiarano che fa? Non la riconoscono la Costituzione? Qui lo dobbiamo mettere in galera. Ma io non lo so, veramente sono fuori da ogni grazia queste cose. Quindi possiamo mai andare a sindacare le opinioni di altre persone? Se sono di destra, se sono di sinistra, se sono di destra non li facciamo partecipare ai bandi, se sono di sinistra sì. Ma scusate, ma cosa avete scritto? Che cosa avete scritto? Cosa pretendete da noi? Cosa pretendete dagli altri? Non capisco. Cioè voi Partito Democratico siete democratici a prescindere? Non è così. Accettate il fatto che la democrazia è di tutti e si esprime attraverso dei fatti, delle azioni, non si esprime attraverso delle dichiarazioni di intenti. Si esprime attraverso il modo con cui uno fa politica, uno si comporta. Se tu fai un avviso pubblico, sei democratico perché accetti e dai la possibilità a tutti di partecipare. Se dai le chiavi di un bene pubblico a uno, non sei democratico, nonostante tu ti possa affermare di esserlo. Non faccio riferimento a nulla, lo dico come fatto di per sé. Questo è il tema. Allora voi ci presentate una mozione in cui dite: dobbiamo impegnare la Presidente affinché metta dentro gli atti amministrativi che chi partecipa deve accettare la Costituzione. A me sembra un po' una cosa senza né capo né coda. Detto questo, è scritto nella Costituzione, l'abbiamo letto prima, che la dodicesima disposizione è molto chiara, quindi che cosa vogliamo affermare più? Dobbiamo agire su altre leve, sulla leva culturale, sulla leva dell'informazione, sulla leva della conoscenza. Non possiamo agire amministrativamente dicendo che poi ok, noi l'abbiamo scritto, abbiamo risolto il problema, ma di che? Non possiamo, non funziona, non è efficace. Consigliere Giuliano. Detto questo, ribadisco la contrarietà, perché riteniamo essere inutile questo atto, a questo presente atto. Grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Io penso che non sia il caso di parlare. Io non la caccio, ma lei deve cominciare a rispettare quest'aula, consigliera Biondo, perché lei proprio non lo fa da 2 anni. Quindi cominci. L'atto è respinto con 13 voti contrari e 4 favorevoli. Non ci sono verbali oggi da approvare. Il consiglio è chiuso e io inviterei, consigliere, a rimanere qui perché c'è qualcuno che ha chiesto di intervenire. Buon pomeriggio, grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri di questa opportunità di esprimere la nostra opinione. Io volevo iniziare dando una comunicazione. Non so, posso sedermi? Sì? Così sì, se no non sono un po' in difficoltà con il microfono, scusatemi. E, ho già comunicato. Ok, alla Presidenza del Municipio la Costituzione. Una sola cosa, devo chiedere l'autorizzazione per le riprese. Ho dimenticato di farlo. Sì. Ok, grazie. Nessun problema, grazie. E alla Presidenza del Municipio, la Costituzione della sezione Ampi Statuario Capannelle Quarto Miglio, autorizzata dal direttivo provinciale dell'Ampi,
e pregando di comunicarlo a tutti i consiglieri e assessori del municipio, quindi immagino che molti di voi già lo sappiate. Ecco, e questa era una cosa importante che ci tenevo a dire, perché diciamo è un momento ulteriore di confronto e spero collaborazione. E, però un'osservazione, permettetemela, io oggi speravo che si potesse sentir parlare invece che dell'intestazione delle vie d'Almirante, per esempio, dell'intestazione eventuale di luoghi o di vie ai partigiani e ai combattenti di questo municipio. La sezione si chiama Fadda Morettini. Perché si chiama Fadda Morettini? Perché Fadda, non so se è una cosa nota, era un fantino di Capannelle che tornando, abitava a Quadraro, tornando a casa dopo l'8 settembre si ritrovò con l'occupazione nazista e cercò di opporsi come tanti altri cittadini e fu fucilato dai nazisti il 10 settembre violando qualsiasi convenzione di Ginevra. Ecco, io penso che siano queste le persone che vanno ricordate, perché la memoria è il ponte per il futuro. E Morettini invece fu un partigiano che combatté su Monte Tancia, non sapete, non so se anche questo è noto, il 7 aprile del 44 sul Monte Tancia due formazioni partigiane riuscirono a contrastare un'intera divisione dell'esercito tedesco. Ecco, io speravo che oggi si potesse sentire parlare di questo e sono un pochino, ma veramente, anzi fortemente dispiaciuto del fatto che non invece ci sia una presa di posizione vera e sincera per il rispetto dell'articolo 12 della Costituzione. Può essere che la mozione forse che è stata letta, io non sono riuscito a sentirla bene tutta, forse non era perfetta, mi aspetto che a questo punto chi non l'ha votata si presenti con una mozione simile, che però vada in quella direzione, nel rispetto dell'articolo 12 della Costituzione. Ho finito, però voglio ricordare che non tutti abbiamo la fortuna di avere un nonno partigiano che ricorda i valori della resistenza, e quindi la memoria del passato è l'unico modo che noi abbiamo per andare a costruire un futuro che sia un futuro di libertà, dignità, rispetto, democrazia e anche, permettetemi la parola, accoglienza. Ecco, avete sentito sicuramente da poco l'episodio della consigliera, vostra collega, che come si dice, per causa del nonno partigiano ha lasciato il posto in consiglio, però ha deciso di continuare a fare politica, per fortuna, perché fare politica vuol dire, non vuol dire necessariamente essere seduti in un'istituzione o in un partito, ma vuol dire impegnarsi per il bene di questo paese e per la tenuta delle istituzioni democratiche di questo paese. Vi ringrazio per avermi ascoltato e spero che veramente in questo municipio si possa portare avanti una tradizione che ha visto, oltre a quelli che ho citato, ovviamente anche il restauramento del Quadraro, ma sono stati già citati precedentemente. Grazie. Grazie Presidente di nuovo.